Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera, ultima diretta di quest'anno. Diciamo al 99% sarà così. Forse ci faremo una direttina di chiacchiere per la fine dell'anno. Ragazzi, questa sera finiamo con il botto, la cosa più importante nella vita di un chitarrista, il groove. E stasera ce ne avremo a pacchi. Ciao Robiern, buonasera. Ciao Spirito 17, per me sei un'istituzione del canale, sei fisso dentro al canale Music Off. Ciao Fabio Sici, buonasera Thomas e Maestro Vince, ho un groove addosso che nemmeno discostù. Hai ragione. E stasera, ragazzi, uscirete da questa diretta cambiati, credetemi. Un po' perché andiamo un po' a scoprire alcune proprio storie del mondo funk, che comunque, al di là di pochi aneddoti, tante persone non le conoscono oggettivamente, ma soprattutto sentirete un vagone di groove stasera. E quanto è importante e come lavorarci in una situazione del genere. Ciao Alex Pederiva, buonasera, ciao Gigi Preti, ciao Fiorenzo, grandissimo Vince. Stasera, ragazzi, sentirete delle belle. Tra lui ed Enrico, veramente mi hanno fatto le orecchie quadrate in 20 minuti che siamo qua. Ciao Angelo Savarino, ciao Alessio Serra. Intanto, se avete piacere, condividete questa diretta, metteteci un like su YouTube e se siete su Facebook, come sto vedendo che c'è un bel po' di gente anche lì, avvicinatevi verso Twitch o verso YouTube, dove la qualità è sicuramente più alta e potremo rispondere anche alle vostre domande. Ciao Luke De Taro, buonasera. Grande Chitarmigi, buonasera. Oggi è uscito, ragazzi, un articolo stupendo su Music Off di Chitarmigi, di Super Liutaio, il grande Migi. Expedo03, ciao Thomas, presente, buonasera. Ovviamente, come avete visto adesso, l'alert dentro Twitch. Se volete fare una domanda, fate un saltino di là. Intanto è partito il nostro timer. Scusate, sto un po' sick. Cercherò di non tossirvi in faccia mutando il microfono al volo. Ciao Gianni Palu, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Fatemi controllare se è tutto a posto. Vediamo se qua è tutto a posto. Che c'ho lo staff di Music Off sempre super operativo che mi danno i feedback se è a posto. Fatemi sapere anche come sarà l'audio, cari colleghi, quando poi arriveranno anche i nostri ospiti. Ciao Cislacchi Livio, buonasera. Ciao Marco Sabatini, ciao Ignazio Serventi. Salutami come Gianni Morandi. Bene. Oltretutto, diciamo, stasera sarà anche un'occasione bella per far raccontare a Vince un piccolo particolare su questa sua storia, che ormai va avanti da tanto tempo con questo Guitar Café, questa bellissima community di musicisti online che lui segue con grande cura, con grande attenzione, eccetera. E Carly Spider, quando metterete il link per partecipare a Music Off? Partecipare in che modo? Dimmi un po' che così ti capisco. Ciao Roberto Marchina, buonasera Peppe Dal Giudice, buonasera Ultras del Guitar Café presenti, bene, bene. Ciao Massimiliano Lilla, buonasera. Bene, io direi che ci siamo quasi, adesso vi introduco la puntata come sempre. E preparatevi ragazzi che stasera sarà una cosa veramente devastante. Bene, eccoci qua, io ho finito i miei controlli, quindi io direi che possiamo andare. Bene, allora stasera sarà proprio una cosa molto inusuale perché in questi ultimi mesi abbiamo incontrato dei grandissimi artisti, Alain Caron, Andy Timmons, Lyrith Nahuar, tantissimi super top italiani, però siamo sempre rimasti molto vicini al mondo del solismo. Stasera entriamo proprio con le mani proprio sporche di olio in quello che è il motore principale della vita di un chitarrista, e non soltanto chitarrista, la ritmica, il groove. E che significa lavorarci in quel senso e come poter migliorare in quella dimensione e come tutto questo poi ci migliora anche dal punto di vista solistico, perché no? Quindi stasera vedrete che ci divertiremo. Ciao Next Music Level, buonasera, ciao a tutti. Ciao Gino Palmentieri, buonasera. Facciamo sempre i complimenti ai tuoi ospiti, tutti fantastici. Un complimento a te che ci regali con competenza ed eleganza un'oretta sempre di buona musica. Thanks. Grazie a te, veramente lo faccio con grandissima passione. Lo facciamo, tutto lo staff di Music Off che si dedica a questo progetto lo fa sempre con grande passione perché noi crediamo, ecco, che la musica sia una cosa straordinaria che cambia le vite delle persone, che incoraggia le relazioni, incoraggia le amicizie
E effettivamente ne abbiamo viste tante tante fiorire in questi ultimi mesi. Sono molto contento, visto che tanto abbiamo questo adesso, ringraziamo Dio che c'è, perché se io non riesco a immaginare questo tempo della pandemia senza tutti gli strumenti digitali che oggi abbiamo a disposizione, sarebbe stato sicuramente più difficile. Ciao Cristian Coccia, ciao Gianni Palu, vogliamo vedere il polso destro senza ossa, vai col funk, esatto. Ciao Ginone 2017, qui è molto meglio. Sì, la qualità, ragazzi, la qualità su Twitch è un altro livello proprio, eh? Se siete su Facebook in particolare, è proprio un altro livello. Quindi vi potete trasferire di là con il link che è twitch.tv/musicofcommunity. Per chi non lo sa, Twitch è una piattaforma interamente dedicata allo streaming, dove ovviamente ci hanno preso le misure per bene, ecco. Poi c'è tanta feature dentro che ci permettono di collaborare con altri canali, con altri musicisti. E vedrete, poi a gennaio lanceremo questa iniziativa gigante. Scusate, non vi tossirò in faccia, ci starò attento. E ci divertiremo un bel po' anche da gennaio in poi. Ciao Zeusso, ciao Noemi Terrasi, buonasera. Ciao Marco Zaio, Guitar Input, Roberto Mancini, grandissimo, ciao Urbine Sergio, Alon92, buonasera. Ovviamente se siete su Twitch, sotto alla diretta c'è un'icona con un cuore, come ha fatto adesso Lazed, potete mettere un follow al canale, in modo che vi arrivino le segnalazioni e ci sono tutta una serie di anche feature da poter utilizzare nel canale. Bene, ho parlato abbastanza, prima di tutto, e adesso vi vado a presentare l'ospite della serata con cui abbiamo organizzato questo progetto, e intanto ci facciamo due chiacchiere con lui. Ladies and gentlemen, Mr. Vince Carpentieri. Eccolo, super boss! Ti sento bello in vena, eh? E buonasera, Ti sento beh, bello ma in vena. guarda, le premesse ci sono tutte quante, no? Posso, voglio dire, il pre-diretta, voglio dire, già ci ha spianato la strada su quello che sarà il resto della serata. Come stai? Bene, sto bene, molto contento, diciamo un po' stanchino, diciamo che siamo, penso che sia una cosa fisiologica quando si arriva verso fine anno che c'è un attimo di, con le bimbe che mi hanno infettato con un po' di influenza stagionale, per fortuna niente di grave, però Grave. una serata così secondo me è il modo migliore per chiudere col botto, perché siamo veramente con grandi amici, anche con l'altro ospite, con Rico, che vedrete tra poco. Con grandissima musica, con un tema che mi sta a cuore da morire, perché la ritmica è veramente il cuore pulsante di quello che io ho sempre fatto anche da musicista e che abbiamo cercato anche di passare con Music Off in questi anni. Quindi secondo me stasera sarà un'apocalisse, Sicuro, un'apocalisse sicuro, cicciotta. sicuro, 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 sicuro. Senti, io direi come tradizione, Bello. se tu vuoi, io ti farei suonare intanto pronti via e poi si parte a chiacchierare. Allora facciamo quello là. E dai, facciamo quello là, va. Vado. Questo pezzo mi piace tantissimo, te lo faccio suonare tutte le volte che vieni, guarda. Questo pezzo è vecchio. Questo pezzo ha quasi, credo, quasi una ventina d'anni. È 2000, Bene. 2001. Però io so che tu stasera ci suonerai pure un pezzo del disco nuovo. Sì, allora, perché? C'è un motivo, tu lo sai, io difficilmente suono i pezzi del mio disco, però ci servirà come tra. Posso anticipare questa cosa, Thomas?
Certo, no, io direi che, diciamo, tu sei il gestore stasera, nel senso, introducici un po' anche il percorso che hai pensato e così poi possiamo anche far fare una buona suggestione a chi ci vede, immaginando dove andremo a Ok, finire questa serata. allora l'idea secondo me potrebbe essere quella di far camminare di pari passo l'evoluzione, perché poi guarda, il funk ha vissuto questa cosa, questo processo evolutivo che è andato di pari passo la storia dell'evoluzione del funk è andata di pari passo all'evoluzione tecnica della chitarra funk. È una cosa fantastica. E di conseguenza, secondo me, se partiamo da Se, direi un anno a caso e poi vi spiego perché, 1965, e da lì cominciamo ad andare avanti partendo da James Brown, vediamo tutta l'evoluzione tecnica della chitarra in questo senso qua, vediamo come gestire le varie epoche storiche del funk, come magari organizzare lo studio di questa cosa qua, vi racconto qualche aneddoto, insomma, e poi arriviamo. Allora, Bene. l'idea, sai cosa mi piacerebbe, Thomas? Perché lo si fa poco e secondo me è un argomento un po' sottovalutato, però mi piacerebbe usare questa storia per arrivare ad una sorta di congiunzione tra la chitarra solista e la chitarra ritmica. Perché se tu Favoloso. ci fai caso, guarda, se ci fai caso, ma tu sicuramente, forse gli amici non l'hanno notata questa cosa. Tutti i grandi solisti erano anche degli eccezionali chitarristi ritmici. Van Eh sì. Halen, Stevie Ray Vaughan, Hendrix. Tutti i chitarristi ritmici Sì. eccezionali. E quindi probabilmente c'è qualcosa nel modo di interpretare anche la solista con un piglio ritmico che secondo me probabilmente fa la differenza. Quindi questa è l'idea che io avrei sul menù. Tu che ne dici? Mi sembra un ottimo menù, lo compro. Non vado alla carte, mi prendo il menù dello chef Della stasera. casa. Infatti dicono alla Noemi Terrasi dice è È la la base, base, è vero? Sì. assolutamente. Sì. Bene, senti, io direi che se tu sei d'accordo, io mi porterei dentro questa tua scoperta, nel senso che io sono molto felice di avervi anche fatto conoscere a te, Enrico. Infatti Che ti oltretutto, ringrazio. ragazzi, io veramente vi invito anche domani con calma a vedervi i video che ha postato Enrico oggi sui social per raccontare questa diretta di stasera, dove lui si finge un rapper americano che racconta di questa diretta di stasera, poi dopo finge che qualcuno gli abbia rubato l'account, un tizio col cappello e il cappuccio, ci siamo schiattati dalle risate. Bellissimo. Enrico è un carissimo amico, ci conosciamo da veramente tanti anni ed è un chitarrista di quelli che non perdonano, nel senso che è uno di quelli che c'ha mestiere, ha fatto milioni di tour con grandissimi artisti in tutto il mondo, è una persona di un'esperienza gigantesca, quindi mi piaceva molto unire questa combo, diciamo, da una parte Vince che c'ha questo background anche di studio con musicisti, tutto il tuo percorso didattico proprio, che è la tua vocazione, è quella di un artista che invece fa esattamente l'opposto, nel senso suona tanto sui palchi, fa il produttore e così via. E si sono conosciuti, diciamo adesso, se pensi due che stanno, diciamo, nello stesso ambito musicale, funk, groove, eccetera, che non si conoscevano, averli fatti conoscere, secondo me, è già una figata. Poi vi siete fatti una telefonata che neanche veramente con le fidanzate 3 ore al Bravissimo, telefono. bravissimo, bravissimo. Subito, ciao, buongiorno, sono passate un'ora e mezzo, Sì, con una serie quello di quando punti in vedi. comune. No, dicevo, quando chiami Enrico o quando chiami te, bisogna sempre ricordarsi che la prossima ora e mezza è quella che c'è. Eh Ah, quello è il piacere di sentirsi, no? sì. Va bene, cari. Ladies Tira, and tira, gentlemen, tira, tira, tira. Mr. Enrico Santa Caterina. Eccolo, Super Eccolo. Henry! Ciao, Yeah, grande, tanta ciao roba. Thomas, ciao Vince, ciao bello. mitico, e ciao a Guarda, tutti sono felice. ragazzi, sono contentissimo di essere qua stasera. Oltretutto ci stanno già più di 200 persone collegate, quindi sono molto contento che vi godete questa Grazie cosa. Scusa che stavo vedendo
Ciao Federico Roncoletta, scusate che vi faccio questo spammino su Twitch. Questa è una cosa molto carina. Poi, soprattutto in queste serate, diciamo che stiamo più friendly. Su Twitch ci stanno queste bellissime possibilità di creare delle community di musicisti. E con questi alert, adesso vi ho mandato un messaggio automatico. Vi segnalo il canale di Federico Roncoletta, che è un bravissimo chitarrista italiano che ha iniziato a fare streaming. Quindi voi potete cliccare quel link che io vi ho mandato adesso in chat e mettete il follow al suo canale, che così ve lo andate a vedere. Questa cosa di Twitch veramente mi gasa parecchio, perché secondo me si può fare finalmente rete in senso positivo, non soltanto chiedendo un aiuto, chiedendo una cosa, ma dando sostegno, facendo i raid, facendoci. Poi via via lo raccontiamo. Ma questa è una cosa fantastica, perché se tu pensi che se tu aiuti qualcuno e gli altri aiutano qualcuno, tu automaticamente sei uno di quei qualcuno che viene aiutato dagli altri che aiutano finché stanno aiutando, capito com'è? Sì, Quindi c'è la questo. condivisione, no? Quella cosa lì, no? Sharing. In un modo o in un Guarda, altro poi ti scusa. torna, guarda. No, è vero, è vero. Scusa, dico solo quest'ultima cosa che con Enrico in particolare quest'anno veramente penso che è stato il più grande miracolo tecnologico dell'anno di Music Off, perché Enrico vive in un posto bellissimo, un po' isolato, senza connessione che era, diciamo, sufficiente per fare una diretta, eppure stasera è qui, ce l'abbiamo fatta con tutta una serie di modifiche, cose, impulsi, amplificatori di È segnale. Però sta stato qui, lo vedete, bellissimo. bello. Yes, bellissimo, bellissimo. Qui da noi Bene, io direi. non arriva la fibra, quindi abbiamo Eh fatto sì. tutta una cosa. Ma è tutto merito Dice poi. tuo, poi puoi dirlo, perché io sai che sono sempre meritocratico, no? Quindi è tutto, veramente è tutto merito, ragazzi, è tutto merito di Thomas che si è, come al solito, adoperato perché potesse funzionare anche qui da casa mia. Qui siamo in studio da me, lo vedete Sì. piccolino, però insomma. In realtà, Bello guarda, attrezzato. Thomas è complice di molti streamers, me compreso. Cioè, voglio dire, quello che vedete oggi è Thomas. Bene, sono contento, così c'è più gente che fa contenuti di qualità e la smettiamo di Fondamentale. vedere cazzate in giro. È fondamentale. Bene, Vince, sei pronto? 1965. Esatto, iniziamo da qua, vai. Allora, ragazzi, 1965 succede questa cosa fantastica. Esce questo pezzo che si chiama Papa's Got a Brand New Bag di James Brown, che è una cosa incredibile perché all'epoca non si sapeva cosa fosse, non si sapeva se era blues, se era R&B. Voglio dire, fondamentalmente fino a quel momento là c'era stato l'R&B in cui soprattutto la chitarra era concepita come. Giusto, niente di più e niente di meno. Io lo so che tu vorresti suonare in questo momento insieme a me. Stai Purtroppo soffrendo. non si può tutti insieme, però veramente pure a me mi verrebbe di tirare due note mentre siamo qua. Oh, comunque, e quindi praticamente arriva questo Papa's Got a Brand New Bag, che è una rivoluzione da tutti i punti di vista, perché i BPM sono totalmente stravolti. Pezzo super fast, quando invece si veniva da Motown, insomma, era un medium, no? Tutto il periodo Motown è costruito su dei tempi abbastanza medium, su degli arrangiamenti abbastanza tranquilli, insomma, oggi li definiremmo tranquilli. E quindi invece arriva questo tormentone di James Brown che stravolge tutto. E da quel momento in poi, secondo me, anno 1965, possiamo definire l'inizio e l'avvento del funk. Funk che poi, voglio dire, negli anni, ragazzi, ancora oggi lo troviamo in tutte le produzioni, cioè ne è un esempio lampante Pharrell con Nile Rodgers, Nile piuttosto Rodgers. che, insomma, piuttosto, ma anche Maroon 5, no? Se vedi, oggi ci sta tanto, tanto funk, diciamo è diventato quasi imprescindibile, però per l'epoca era una Vince, cosa. se ce la fai, dacci un pochino di volume sul microfono, Il che questi famoso sono DB. i famosi, sì, anche due o Vedi, vedi, tre. vedi, vedi. Ecco, sì, adesso ti sento Ok. meglio. E allora praticamente succede questa cosa che da quel momento in poi la rivoluzione è totale, il BPM sale, le band cominciano a suonare, si comincia a interpretare anche, ma parliamo di chitarra, si comincia a interpretare anche la chitarra proprio come,
non più come un complemento, ma come un elemento ritmico, attenzione, come un elemento ritmico che fa parte Trainante. quasi fondamentale, direi. Perché, voglio dire, anche i fiati erano considerati come molto spesso quando si compone una parte di chitarra ritmica, lo si fa immaginandosi una sezione di fiati. Nel Eh sì. momento in cui io immagino, ah, tipo, giusto, immagino quel Poi tipo di di solito approccio. usano sempre le quattro voci, tromboni, trombe, Quattro voci sassofoni, ancora. Sì. strettissime, Sì. ok? E quindi praticamente cambia completamente anche l'approccio tecnico alla chitarra, perché il risultato che si voleva ottenere, pure in termini sonori, era proprio quello della compattezza, no? Della definizione. Cioè proprio l'idea di avere quello che viene definito il suono univoco. Quindi non più il concetto di magari, non me ne vogliono i jazzisti, però quel concetto lascia probabilmente il posto. Non so, quindi proprio un concetto molto più percussivo. E quindi la ricerca anche di quel tipo di suono incomincia a diventare parte della formazione dei chitarristi. E da qui potremmo, a meno che io non riesco a vedere le domande, quindi se ci sono domande, insomma, magari sono a disposizione. Però Sì, fondamentalmente. intanto ovviamente ricordiamolo che soprattutto tramite su Facebook ogni tanto butto l'occhio e guardo, però non arrivano più Twitch. dentro la diretta, purtroppo per via di Mark Zuckerberg che ha deciso di disabilitare le API di collegamento, però dentro Twitch, anche dentro YouTube, però da dentro Twitch le posso trascinare nella diretta veramente con un click. Quindi preparatevi un po' di domande. Intanto scusate che è arrivato un altro amicone favoloso a farvi un salutino. Aspetta che ve lo faccio vedere. Alberto Lombardi, che è un Maestro. altro super, Ciao. un grande, altro Forte Alberto. carissimo amico Alberto musicista fortissimo. micidiale. Sì. Vai, andiamo tranquillamente avanti. Parliamo pure, cioè, come è diventato questo uno strumento percussivo, de facto, a tutti gli effetti. E Cioè, che perché questo invece, pitch. scusami, prima di Vai, vai. proseguire, volevo solo aggiungere una piccola considerazione che Bravissimo Enrico, lanciati su tutto quello che ti passa in oltre al mente. fatto di fare, diciamo, di avere questa esecuzione più ritmica, ma c'è anche il fatto di non suonare fondamentalmente le note basse, quindi gli accordi sono cambiati, sono diversi, perché il basso, anche a sua volta insieme alla chitarra, nel funk, con lo svilupparsi di questo nuovo modo di interpretare la musica, aveva cambiato ruolo e quindi la chitarra diventava uno strumento trainante ritmico e non aveva più bisogno di essere uno strumento invece riempitivo, che era la funzione, diciamo, Originaria, certo. tradizionale. È Basta, bella volevo questa cosa solo qui, dire anche questa sta cosa qui. cosa. Perché Vero. cambiano No, molto gli accordi. cambia contesto, sì. Sì. E anche credo che sia dovuto al fatto che le scansioni ritmiche cambiano. Cioè il passaggio da fondamentalmente gli Sì. ottavi ai sedicesimi lascia molto meno spazio sia in termini di punti del tempo in cui poter suonare che punti di frequenze, perché ovviamente il rilascio di una frequenza bassa è molto più lunga rispetto a quella che potrebbe essere una frequenza alta. Di conseguenza, credo che questo potesse essere uno dei motivi. E credo che sia cambiata anche la strumentazione in termini di basso, no? Eh Forse sì, la scelta anche certo, di altri sì. strumenti, insomma, cose del genere. E quindi fondamentalmente il Sì. discorso qual è? Proprio l'idea di partire dai sedicesimi, perché raddoppiando il BPM, quindi passando a delle velocità più alte, e io a me non piace dire più alte le velocità, ma semplicemente concepire le stesse velocità come più dense, piuttosto che più alte, che più veloci, no? Quindi pensare scansioni di sedicesimi piuttosto che di ottavi. Quindi avere più punti del tempo su cui suonare, ha fatto sì che proprio il concetto di approccio della mano destra, di approccio alla composizione, di approccio al modo di suonare la chitarra, passasse su,
necessariamente per i sedicesimi. Per cui il primo lavoro che si cominciò a fare, credo in maniera poi viscerale e istintiva, perché quello che facciamo oggi è accademizzare una musica che, mo cioè, Enrico mi insegna, insomma, viene dalla strada, no? È Eh sì. qualcosa di quanto più istintivo possa esistere. L'idea per noi che da postumi possiamo semplicemente analizzarla e provare a studiarla sarebbe proprio quella di cominciare a scandire bene i sedicesimi cercando di ottenere quel famoso suono. Quindi si fa sempre il paragone tra quello che tu ottieni suonando e quello che ottieni suonando. Giusto? Mi spengo un attimo il riverbero. Bravo, te lo stavo per dire. Giusto, il concetto di. La grattugia. La famosa grattata di chitarra, no? La Il grattugia, sì. concetto è fondamentale. C'è un abisso, non funziona. Non può mai funzionare a livello del genere. Assolutamente. Per cui il concetto Senti. fondamentale. Scusa, ti volevo chiedere proprio per questo, no? Immagina che tanti degli amici che stanno vedendo la diretta stasera, magari non ce l'hanno chiara questa cosa, oppure se ce l'hanno, non l'hanno mai approcciata, diciamo, musicalmente, intendo, sulla chitarra. Qual è un ottimo step di partenza per iniziare a suonare funk? Mi viene in mente la mano destra e comincia a far quadrare gli approcci ritmici di un certo tipo. Proprio didatticamente, come la possiamo introdurre questa cosa? Perché è arrivata una domanda bella di Marco Zaio che dice: il mio cruccio sono le ghost Ciao Marco. notes. La mano destra è molto difficile da gestire. Sapreste consigliarci anche un metodo per neofiti del funk? Ha detto che di metodo, se non mi ricordo male, c'è un bellissimo metodo tuo sul funk. Suonare la chitarra funk, sì. 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 Insieme a, che è quello insieme a Paolo? Oppure Paolo questo è da è la solo? chitarra blues per tutti. Blues per tutti, sì. Però mi piacerebbe che ci facessi vedere un po' qualcosa di per partire, anche per chi non l'ha mai fatto o chi suona magari un altro genere. E poi magari facciamo suonare qualcosa Enrico, che stasera direi che è la serata giusta per ballare un po'. Bravo, sono d'accordo. Poi, allora ti racconto come me l'hanno spiegata a me. Vai. Me l'hanno spiegato. Allora, due componenti fondamentali. Il timing, quindi il controllo dei sedicesimi, lo vediamo fra un secondo. Però prima mettiamoci la parte più divertente. Quando a me mi hanno spiegato la ritmica funk, mi hanno detto, e ve lo dico in napoletano, perché lo sapete, insomma, mi piace usare, cioè, Vai, vai. raccontare gli aneddoti. Mi hanno detto, ma tu sai fa questa? La batte la Raspina. stecca che ha fatto il La militare, sì, stecca, proprio. la Perché spina, il sì. concetto qual è? Il concetto qual è? Come faccio io a ottenere un suono che non sia grattato? Lo ottengo senza entrare proprio nello specifico. Il tempo di percorrenza del plettro sulle corde deve essere brevissimo. Più è lento il tempo di percorrenza, più ovviamente io gratto. Giusto? Di conseguenza, l'idea della stecca è fondamentale per l'approccio al suono. Di conseguenza, la stecca mi porta direttamente al movimento di polso e mi esclude il movimento del braccio. Perché il problema che molti neofiti hanno all'inizio è proprio quello di suonare la ritmica col braccio. Piuttosto che. Ok, quindi questo è il primo concetto fondamentale. Come lo controlli? Lo controlli a zero di metronomo, proprio a zero di metronomo. E lo controlli un colpo alla volta. Fondamentalmente il discorso è nel momento in cui mi esce un suono buono, devo puntare a farne uscire 4, 5, 6 e poi dopo incominciare a metterli a tempo. E quando li metto a tempo, poi devo passare a controllare il movimento in su. Ti faccio un esempio, guarda la batteria. Vai, vai. Nel momento in cui io ho un groove di batteria super semplice, ok? E so che devo scandire i sedicesimi. Quindi tempo di base 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'ho i sedicesimi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, e and a 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 1. Ok. Cerco di sincronizzare i sedicesimi, cosa fondamentale. Evitando di fare questo. Ok, previo però l'aver capito il discorso del.
giusto? Del suono costante. E poi controllo, sempre sulla batteria, quanto più secca e dry possibile, quindi senza accenti. Non è un caso, io ho fatto una diretta qualche giorno fa su questa cosa qua, c'è una base studiata bene per fare questa cosa. Non devo avere accenti di Charleston, non devo avere cose complicate che mi possano deviare. Questa base c'ha gli ottavi portati al Charleston, cassa e rullante che suona la duina, giusto? Io ci sto sopra, evitando anche, terza cosa, di accentare o di accentare e levare. Perché? Perché nel momento in cui io concepisco, comincio a ragionare completamente flat, ok? Comincio a ragionare su questo. Io genero un andamento neutro che posso controllare meglio, è come se avessi una, proprio una radice da cui poi posso scegliere cosa enfatizzare e cosa non enfatizzare. Perché paradossalmente, okay, fra un attimo, proprio perché io sto cambiando il punto di vista sullo strumento, lo sto pensando come una percussione, io semplicemente accentando un sedicesimo piuttosto che un altro, posso già generare un andamento ritmico. Nel momento in cui io faccio, piuttosto che fare, comincio a fare qua, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Quindi lo spostamento dell'accento nel tempo. Ma forse non ancora. Qua è semplicemente, capito, l'idea di che se questa cosa non la fai in maniera controllata, fai crollare tutto il concetto del groove. Sì, se mi permetti, Vince. Vai, vai, arrivo, bravissimo. Proprio da neofita a neofita, no? Ma chi ci crede che sei un neofita? No, vabbè. Allora, io vi permetto questo, io sono autodidatta. Ho iniziato a suonare a 6 anni, ma mi hanno proprio dato la chitarra in mano e ho detto arrangiati, così. Quindi quando vedo, quando conosco come Vince persone che hanno studiato, che sanno proprio bene 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 teoricamente, non solo praticamente, di che cosa stanno parlando, sono sempre affascinato. Quello che volevo dire è che, siccome diciamo che di base il ritmo è fatto da note, pause e accenti, questa cosa che stava spiegando Vince all'inizio è molto importante farla più neutra possibile, cioè il risultato da ottenere paradossalmente è quello di suonare tutto flat. Facci sentire. Tutto alla stessa, cioè la grattugia, tutta con la stessa dinamica. Con la stessa grana. No? Perché poi cosa succede? Che appunto, come diceva Vince, quando poi hai questa dimestichezza, hai questa padronanza, quindi la fai anche rotolare in un certo senso, diventa rotonda questa cosa, allora puoi aggiungere gli accenti dove li vuoi mettere. Io ho visto che spesso scrivere queste cose, cioè proprio io facevo delle lineette verticali nei sedicesimi e poi gli dice ok, adesso questo lo faccio più forte di volume, questo lo faccio più forte di volume, e serviva a fare semplicemente il 1, 2, se voglio fare il rullante per esempio faccio il 2 e il 4, no, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi l'importante è all'inizio però riuscire a farlo completamente, diciamo, senza dinamiche. Ok, scusate, vi faccio una domanda che sì, così faccio rispondere pure Enrico, così sentiamo pure la parte sua. Intanto questa è fantastica, dice bella la stecca, sapevo che prima o poi sarebbe servita a qualcosa. Grande. Aspetta che mi sono perso la domanda. Eccolo. Per evitare la grattugia, è consigliabile un plettro di spessore particolare? Tu che usi, Enrico? Io uso Heavy. Ok, ma tu sei Heavy, sei proprio tu che sei Heavy. No, ma perché mi piace avere più controllo. Vedevo che con quelli medium che usavo all'inizio, a un certo punto non riuscivo a suonare più forte se mi serviva di avere ancora più energia, e nello stesso tempo
quella sensazione di tranquillità che ti dà il plettro medium, alla fine non mi serviva più, cioè non so come spiegarlo, insomma. Comunque con il plettro heavy hai molta più controllo della dinamica. Assolutamente. Tu che dici, Vince, per te qual è quello giusto per te? Poi scusami, ma funziona anche in funzione dello spessore delle corde che usi. Perché con le Certo. corde più grosse, a maggior ragione, Quello plettro più è un jet grosso. stirred della Dunlop. Quelli che usa Petrucci, quelli sono, eh. Chi? Allora, non ti nascondo che all'inizio è stato un po' difficile suonarci con questo qua, far uscire quella cosa. Però poi ha funzionato e è andata bene. Anche se, per esempio, per alcune cose che però non sono proprio, però ci siamo, parliamone, anche se anticipa. Per Sì. i pick, l'idea di avere il plettro che rimbalza un pochino, quindi avere un plettrino, vedi, un attimo più sottile. Sì, che flat. Ti aiuta tanto. Se lo facessi col plettro più duro, questo. Ah. Com'è? Troppo attacco. Guarda, è difficile non suonare Lo così. so. Mamma mia. Sì. Non gliela si Pensa fa che io lo ancora, farei. ragazzi. Quello che mi mancherebbe con il plettro mobile è proprio di poter gestire La il quantità. punch, l'attacco. Bello però. Lo E sai, poi ognuno. pensa a farlo con un super morbido, va. A parte, secondo me è più difficile rimanere a tempo perché il plettro Eh reagisce, sì. quindi Certo. fai fatica, non so se si sente pure da questo è terribile. No, no, tendenzialmente, raga, penso un plettro abbastanza duretto ci sta. Ci sta. Ok, io direi che visto che sono passati 35 minuti, facciamo pure Provate. un po' di danza. Facciamo suonare un pezzetto Enrico, se ti va. Che dici, Harry? Che Ah, sì, certo, volentieri. ci Senti, suoni? allora, siccome io, come avrei forse già detto, non sono uno di quelli che suonano, che hanno le basi, che sono quelle cose lì. Allora, però, ho trovato un paio di pezzi dell'ultimo disco, che si chiama Welcome to the Funkadrome. Quindi, È il mio no. disco più sentito dell'anno, scusa, lo dico senza voler fare nessuna leccata, ma Funkadrome è uno dei pezzi che mia figlia Maria, che ormai conoscete tutti dai miei racconti, mi fa una capoccia così, soprattutto quando il video, che hai fatto quel video con lo Shure, il 7B. S7B, sì, e sei lì che canti con i tuoi altri due che compaiono a fare i cori, guarda. Welcome Sì, to the perché Funkadrome. questo possiamo dirlo agli amici che magari non mi conoscono, che mi sono lanciato in questa prova di fare i dischi suonando praticamente tutto io, tranne Tutto. l'organo e le tastiere, diciamo, che le suona mio fratello Carlo. Da sempre suoniamo in Santa Caterina Vabbè, però Brothers, nessuno diciamo. lo sa, suona sempre un Santa Caterina, quindi. Sì, ma il fatto di suonare anche un po' la batteria, sai, il basso, io il basso lo suono, diciamo, tipo bassista vero, ma la Vabbè, batteria anche in tour sicuramente no. con Riccardo Fogli lo suoni tu il basso Sì. spesso, no? Ma Sì. tutta la mia carriera è stata suddivisa equamente fra basso e chitarra. Dopo, casomai, un'altra volta vi racconto come ho iniziato a suonare il basso perché è da No, ridere. anche perché con te abbiamo una diretta tutta con te all'inizio di febbraio che ci faremo una serata pazzesca, quindi stai tranquillo che di aneddoti ci faremo a quadretti. No, ma tra Vai, l'altro, suonaci senti. questo pezzo. Senti, allora, per i ragazzi che ci ascoltano, chiaramente non vedono, io sto lanciando un video per avere l'audio su cui suonarci sopra, per cui può darsi che ci siano delle voci che si sentono perché è tratto da un'intervista che ho fatto per la Rai, per la televisione tedesca. Quindi, però è proprio Vai tranquillo. con il trio, diciamo, live, quindi con mio fratello Carlo Santacaterina che fa il basso con la sinistra, e
e le tastiere con la destra, e Benny Mokros, che è un batterista tedesco bravissimo. Vediamo se riesco, che qua sono quasi al limite delle mie tecnologie. Non ti preoccupare. Eccolo, eccolo. Eccolo, vai. Mi hai ucciso. Grazie. Guarda, fantastico. Grazie. Fantastico, ragazzi. Eccolo. Eccolo là. Ma vedete poi quant'è estremamente contagioso il funk. Cioè, no, io vabbè. A un certo punto ho dovuto aprire un attimo io e Vince di lato, perché io vedevo anche mentre c'era solo Enrico davanti che facevamo, e noi stavamo proprio da mezz'ora che stavamo così. E tutti qua, cioè, a parte sono arrivati un fiume di commenti. Enrico, poi rivedetevi la diretta e vedetevi i commenti, perché veramente tanta roba. Te ne leggo qualcuno, eh? Grazie. Simone Di Meo ha scritto: io ve lo, anzi, questo l'avevo incollato. Io ve lo dico, ora mi metto a risuonare la tromba. Se vengono i carabinieri, dico che colpa vostra. E vai, vai. Che spettacolo! Fantastico. Mi ci voleva proprio dopo una giornata di lavoro intensa. Giusmar, Fabio Sici, ma come cacchio fai a star fermo? Infatti, non si può, non si può. Gianni Palu,
Musica per le mie orecchie, wow, che bravo. Daniele Leggi dice: ma che gran bel pezzo. Mariano Grazie. Vasco, grande. Robby Kotor, fantastico queste musiche. Angelo Savarino, mamma mia che groove. Fabri 72, qui ballano tutti. Giusmar 63, Sanremo, spostati. Grazie mille. Grazie, Spirito grazie. 17, cacchio che ci abbiamo suonato tutti sopra, super jam, che gruvazza, stesso effetto di un defibrillatore, fa rispondere e battere il cuore anche un morto, impossibile star fermi. E sì, ovviamente chiamavano tutti da casa, erano i messaggi, non si può tenere fermo il piede, e chi non balla con sto groove, eccetera eccetera, un fiume ininterrotto di commenti. Vedi, la cosa bella, la formazione in trio così, intanto graziesime, proprio, non so se si può dire super grazie. Grazierrimi. Ma dicevo che la cosa... Grazierrimi. Grazierrimi. Che il fatto di suonare in trio... allora, beh, io e mio fratello siamo cresciuti suonando insieme, perché io ho iniziato a 6 anni e Carlo aveva 4 anni e mezzo. Praticamente io ho iniziato a suonare la chitarra perché a lui hanno regalato il piano, cioè avevano affittato il pianoforte, e quindi perché io non mi arrabbiassi mi hanno detto vabbè, prendi la chitarra. Poi alla fine, capito, siamo venuti fuori così. Però dicevo, ecco, il bello del funk è che se le ritmiche e le parti sono strutturate bene, non c'è bisogno di talmente tanta roba perché giri, perché la cosa sia trascinante, trainante. Quello che diceva prima. Ma questa Vince, girava insomma, parecchio. Che... Poi, Madonna, l'assolo di Hammond mi ha ucciso, guarda, è stato stupendo. E pensa che lui sta facendo anche i bassi contemporaneamente. Sì. Mi ricorda un po' Ray Manzarek dei Doors, che era lui il bassista dei Doors. Sì. Che meraviglia. Bene, grande, grande Enrico, ragazzi. Abbiamo proprio alzato il livello alla morte. Intanto ci sono 300 persone collegate, tanto per non farsi mancare niente. Ma poi vedi la percezione di colore. Ti accorgi del colore? Io non lo so, ho questa sensazione. Subito George Clinton, vedo i Parliament, vedo il colore. È fantastico, certo, guarda, il funk certo. È così, il funk è così. E tra le altre cose, io l'ho capito strada facendo, che per suonarlo bene, per suonare bene quella cosa, me lo diceva un mio amico Fabian, mi diceva devi respirarlo. Quindi devi proprio... svegliarti e ascoltare quella cosa lì, devi entrare in quel mood mentale, sì. In quel tipo di approccio, e lo capisco un po' come il reggae pure la stessa cosa. Sì. Guardate sul reggae, poi magari vi faccio un aneddoto. Scusa, vi volevo leggere prima questo commento. Ma Cory Wong chi? Abbiamo più che valide alternative made in Italy. Ciao Vince e Don Leonardo. Grazie. No ragazzi, noi, questa non è una battuta, noi in Italia abbiamo una quantità di musicisti, e fatevelo dire da uno scemo che veramente ne conosce tantissimi per via del lavoro che faccio con Music Off da tanti anni. Noi abbiamo dei top mondo in tantissimi generi, in particolare secondo me in quello che riguarda il mondo ritmico abbiamo i più bravi batteristi del mondo qui, veramente abbiamo dei batteristi incredibili, e poi abbiamo una tradizione sul groove che ci viene veramente da una storia musicale nostra, anche geograficamente collocata, che ci influenza tantissimo, e tutto il mondo ci invidia i nostri musicisti. Veramente io sono contentissimo di stasera, perché vedere questo livello è un ottimo punto di riflessione per chi suona, per chi è appassionato di musica. E qui ragazzi abbiamo degli artisti pazzeschi, sia come Didatti, come Vince, ma gente anche che fa produzione come Enrico. Se vi sentite sto disco di Funkodrom, ragazzi, cioè vi asfalta, cioè non, dopo una settimana che state a sentire il disco rompete la sedia, cioè non c'è verso. La stessa cosa vale per reggae, mi viene in mente che è bastato Thomas pensare di fare un disco senza pensare di venderlo, cioè senza volerlo fare commerciale. Sì. No? E quindi ho fatto esattamente quello che mi piaceva con i tempi e mezzi che avevo a disposizione, quindi limitatissimo budget, e poi con la presunzione o comunque con la sfrontatezza di decidere di farlo da solo a casa in studio qui da me. Infatti il prossimo però figo. Prometto che lo faccio, adesso invitiamo tutti quelli di Music Off, tutto il giro di musicisti, gli facciamo fare una cosa a ognuno, vedrai. Bellissimo. Sarebbe una figata fotonica. E poi Vince, figurati, adesso che siamo partner in crime, facciamo... Onore e piacere. Scusa che vi giro i saluti di un altro super, super musicista, io adoro, che è Giuseppe Scarpato, che sta vedendosi la diretta anche lui. Ciao Giuseppe. Lui è un altro grandissimo Giuseppe.
Bella la diretta di Grazie Giuseppe. Giuseppe. Sì, veramente Diretta forte anche memorabile quella là. lui. Sì, vabbè, ci ha proprio fatto a quadretti. Bene, dai, allora, facciamo un altro pezzettino avanti, diciamo sulla storia. Mi piace questo format, sta avvenendo, non è tanto organizzato, nel senso stiamo lasciando che vada, È let it funk. go proprio. Sì, esatto, il funk è Funk. proprio più così. Che vince, diciamo, ci porta un po' per mano sulla sua storia con tutte le questioni didattiche, e poi tum, 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 arrivano i missiletti di Enrico che fanno male alla schiena. Vai, vince. Poi è successa una cosa strana, ragazzi, perché fondamentalmente che è successo? È successo che James Brown ha aperto la strada e poi si sono aperte una serie di correnti. È chiaro, no? Come ogni forma culturale, ognuno poi ha cominciato a dire la sua. James Brown andava avanti, all'epoca era fondamentalmente il Godfather of Funk, no? Quindi lui aveva questa. Era il portabandiera, portava il vessillo del funk. Però contemporaneamente, soprattutto sulla West Coast, cominciavano a nascere dei movimenti che erano anche legati in qualche modo alla cultura hippie, alla cultura del collettivo. Al concetto di non avere la band fissa, ma musicisti che cambiavano. E qua mi collego a Enrico, che giustamente dice: io sono anche il ba. Fondamentalmente, il fenomeno più lampante, il collettivo più lampante in questo senso qua furono i Parliament. Eh I sì. P, che poi non si sapeva come si chiamavano, perché si chiamavano Parliament, poi si chiamavano P-Funk, poi si chiamavano Funkadelic, P-Funk, Funkadelic. Perché era un collettivo, ci sta questo Anche gli ex. slide, no? Aspetta, ci Ah, ok, arriviamo. vai. Sì. In realtà c'era questo parrucchiere variopinto, che era George Clinton, che incominciò a circondarsi di musicisti. Poi, parallelamente a George Clinton, c'era Sly, però Sly era più legato, era quello meno alternative rispetto a George Clinton. Era più legato comunque ad una tradizione soul, R&B. Quindi lui prese le Era idee. proprio anche musicista più suonatore, diciamo. Esatto. Invece l'idea dei Parliament ha generato una cosa che poi fra un po' la vediamo, ha generato il mondo dell'hip hop. Tutta quella roba là è stata generata dall'input di Clinton. Clinton ha creato i Chili Peppers, è stato il produttore del primo Sì. disco dei Chili Peppers. Allora, l'idea di Clinton qual era? Era innanzitutto che non necessariamente un chitarrista doveva suonare la chitarra, non necessariamente un battista doveva suonare la batteria. Chi cantava i pezzi? Boh, lui ci parlava fondamentalmente sopra, c'aveva cioè queste sezioni di cori fantastiche. E proprio l'idea di concerto era questa mothership, no? Il concetto di mothership connection, che loro praticamente scendevano sulla terra e spread the world with the funk, no? E portavano il funk al mondo, perché lui aveva questa teoria e diceva: funk not only moves, but can remove. No, Remove. l'idea era praticamente: io Sì. non ti faccio solo muovere, anche ti tolgo tutto quel tipo di preconcetto, problemi razziali dell'epoca, no? Tutta quella Certo. storia. Concetto di massima Proprio fine libertà, anni quindi 60. assolutamente. Quindi mondo hippie, hai capito? Riportato nella musica con questa totale ilarità nei concetti, proprio nelle strutture dei pezzi, strutture poco definite. Infatti, se malauguratamente vi dovesse capitare di tirare giù una parte dei Parliament, c'è un problemone gravissimo perché loro sono stati i primi a rompere il concetto di loop della parte ritmica. Cioè, solitamente l'idea di una chitarra. Questa idea di loop continuato, no? Che era tipico di Catfish Scusa, è Rollins. venuta una figata pazzesca perché per via della latenza Enrico tirava talmente indietro che Perfetto. era una cosa fantastica, guarda, mi ha ucciso. E mi sono Vai, vai, tarato scusa. sui 100 millisecondi, no, quanti erano? Cioè, dai, in realtà hai messo un delay, hai fatto qualcosa che ci trasmetti in ritardo. No. Però lo sai che assomiglia al rapper che ti ha preso il canale stamattina. C'ha la voce Pazzo, molto pure simile. vero. Sì. Comunque, raga, insomma, il concetto qual era? Era poi quello di avere anche le parti di chitarra. Loro avevano dei canovacci, che ne so,
Due battute, dopodiché cambiava completamente. Quindi l'idea era proprio la totale libertà, ogni concerto era completamente diverso. Lui arrivava con questa sorta di astronave, scendeva sul palco e faceva questo show allucinante. Infatti, gli show dei Parliament sono folli, ma servono, sono serviti a dare l'input appunto a quello che poi sarebbe stato l'hip hop, perché nel frattempo che era successo? Era successo che diventando di moda il funk, ovviamente è un po' come oggi, cioè oggi fondamentalmente se devi lavorare vai, che ne so, vai a Napoli, vai a fare matrimoni, cioè ti arrangi a fare delle cose. All'epoca i batteristi soprattutto, abituati a fare swing, dovendo lavorare, cioè vedendo la possibilità di poter lavorare di più con il funk, incominciavano a buttarsi nelle funk band e portavano dentro questa cosa che poi chi seguiva George Clinton ha ripreso in termini proprio di campionatori. Cioè i batteristi jazz, quando incominciavano a suonare il funk, che tendenzialmente era dritto come genere, gli davano quel piglio swinghy. Quindi Fate l'idea di... attenzione, ragazzi, quelli in ascolto, perché qui sta dicendo Vince una cosa che è una delle cose veramente, ma veramente fondamentali per poi suonare bene la chitarra funk, eh? Non solo la chitarra, Assolutamente. anche il basso. Assolutamente. Prego, Allora, scusami se ti ho no, interrotto. no, ma figurati. Stavi dicendo esattamente che i batteristi che suonando jazz erano molto swing, mentre il funk prima era dritto. Prosegui da lì, vai. Hanno cominciato a fare questi groove di batteria che non erano più dritti. Cioè, se io mi immagino il groove di Sex Machine, il concetto alla base di Sex Machine, al di là di quello che suona e quello che non suona, il concetto alla base è sempre questo. Do, tre, fo. Tutti i sedicesimi tiratissimi. Quando è avvenuta questa influenza, fondamentalmente succedeva che il tempo veniva percepito in un modo completamente diverso. Quindi anche a pari di velocità, l'idea ritmica era... Poi spieghiamo magari nel dettaglio che succede tecnicamente, come gestirla. Sì. Però di base l'idea è cominciata... Aspetta. Facci sentire. Aspetta, guarda. Se io metto una batteria super dritta, ok? Ma ci metto un mi. Metto un mi. Giusto, batteria super dritta, concetto di ritmico. E io mi immagino. Giusto, swingo. Vengo tanto. Giusto, cambia tutto, cambia tutto l'andamento. Scusa, mi viene solo Yes. una riflessione di quanto questa cosa poi ha influenzato la generazione dei batteristi subito dopo. Per prendere proprio un esempio, mi viene in mente Porcaro di quanto ha digerito questa roba e l'ha tradotta dentro i Toto dei primi album. Veramente Guarda, incredibile sta cosa. prima ancora di Porcaro, mo non mi ricordo il nome, c'è il batterista che suonava con gli Steely Dan, che probabilmente sono stati i primissimi a Sì. contaminare quel tipo di pop fusion, che c'è il batterista Yes. che da cui poi Porcaro ha preso il Porcaro Shuffle. Sì. Aspetta, che mo ti dico come si chiama. Michael McDonald. No, scusa, No, quello il era. corista. Sì, mannaggia, Cantante. mica mi ricordo. Aspetta, lo sto ricercando. Jim Beh, Hodder. Jim Hodder. Che è stato il maestro de Porcaro, poi tra parentesi. Quindi questa cosa ha rivoluzionato tutto. E oggi che cosa sentiamo? No, oggi non tanto, però tra gli anni 80 tutta la New Wave, scusami, tutti i Nigga With Attitude, il collettivo, no, di Dr. Dre e LL Cool J, da dove sono partiti a fare l'hip hop?
tagliando i groove dei batteristi di quell'era. Eh sì. Certo. Sì, è successo. Perché l'hai poi successo. C'erano degli artisti che erano all'inizio, diciamo, dell'hip hop, quando ancora non era diventato un fenomeno etichettato e quindi già con, diciamo, con... Scusami Enrico, più... che per fortuna sì? C'è sempre da imparare. Michele Misale dice Bernard il batterista Pardi. Degli Stiliterne è Bernard Pardi, che ha fatto il brano Home at Last inventando il Bernard Shuffle. Esatto. Sì, bravissimo, esatto. Grazie, non me l'ha veramente venuto in mente il nome. C'è una sua demo, una sua clinica pazzesca, lui è vestito di bianco, con cappello bianco, fighissimo, dove fa... suona dritto, ma stranamente viene fuori una cosa meravigliosa, eppure se tu guardi la parte scritta è proprio normalissima. Niente, stavo dicendo, riattaccandomi, riagganciandomi a quello che diceva, che spiegava prima Vince, su questo discorso di inserire lo shuffle e lo swing nei tempi dritti, in quel periodo, cioè la transizione che ha portato i Parliament a creare quel loro tipo di suono, che era un suono spontaneo, non era, secondo me, come dicevi giustamente tu, non era un suono programmato, cioè non era una cosa che era pensata per essere così, ma proprio perché avevano questa sorta di anarchia musicale, ma con una direzione insieme, si è spostata in un certo senso l'importanza degli accenti. Negli esempi che faceva Vince era ancora il rullante della batteria che era lo strumento trainante del ritmo, del groove, no? E quindi, per esempio, lui suonava tutte le ritmiche fuori dal rullante, perché giustamente, perché tiri, devi suonare l'anticipo sul... no? Quando invece nei Parliament è un po' venuto fuori il discorso del suonare solo il primo accento, quindi la prima cassa, l'uno in pratica, ci sarebbe il... Questo tipo di sensazione qua, perché poi in mezzo ci poteva stare un po' di tutto, quello che diceva prima, che poi le parti non è che fossero proprio così cicliche a loop, no? Esatto. Ecco. Infatti l'esempio che hai fatto tu è proprio tipo Flashlight dei Parliament, no? C'è tutta la band che suona sul... E la chitarra che non ci sta su quell'uno. 1, 2, 3, 4... Yeah. L'uno sta qua. L'interplay, no? Il concetto di interplay. Ma sì. Concettualmente, ma io perché devo suonare dove sta il basso? Che senso? Eh no, è proprio quello il punto. Perché appunto le parti, come dicevamo prima sul mio brano, no? Che le parti, non per voler paragonare, ma il concetto è che se le parti sono strutturate giuste, sono scritte giuste, hai quel rotolamento, quella continua, sì, no, progressione, sì, del groove, senza dover sovrapporre le, sì, cose. Un esempio, anche se adesso non voglio anticipare, ma ascoltando Prince, dai primi dischi in poi, anche lui all'interno dei suoi dischi trovi questo tipo di evoluzione. Sì, sì. E lui era un altro ritmico di quelli veramente pazzeschi, fuori dall'ordinario di parecchio, cioè, veramente incredibile, veramente affascinante questa roba, ragazzi. Scusa, per rispondere a due domande al volo, nella prima parte, diciamo, della diretta, nella prima oretta, hanno risposto anche a varie cose più specifiche, tipo che plettri usare, cose del genere, quindi la ritrovate tranquillamente. Io mi fermerei proprio un minuto per rispondere a due domande. Q&A! No, perché sennò si ammucchiano, capito? Ma il Guitar Café c'è? Sì, spero di sì. Vediamo se fanno un urlo. Yeah! Facciamo un urlo.
Adesso devo trovare il video della tua sigla perché lo devo mettere, magari lo trovo su YouTube assolutamente. Meglio single coil o humbucker per il funk? Prima che rispondete, Federico Loncoletta ha risposto: sono stato per anni super sostenitore di single coil per il funk, poi ho scoperto la posizione centrale sulla 335 e addio. Tu che dici? Vince? Allora, io sono sempre pro single coil, però ho scoperto il lipstick della Telecaster a un certo punto della mia vita. Quindi, anche se comunque è vera la cosa della 335, Carlton ci ha fatto qualsiasi cosa la 335, Eh anche sì. tipo Josie, no? Non mi ricordo, però quella ritmica tipica, no? Che si associa al funk quando si parla degli stili Dan è 335 con la posizione Eh sì. centrale, quindi sì. E Sì. poi voglio dire, Enrico con gli humbuckers riesce a tirare fuori sto suono, insomma, Ma guarda, io la ho sovversione totale. un po' una mia, diciamo, teoria, no? A parte il fatto che, come diceva la mia nonna, in dialetto veneto, voi avrete capito che io sono di Padova, No, diceva: a un sembrava buon che fossi soldato. pugliese, Ah, è così. vero? No. Scusa, posso far vedere una cosa prima che spieghi sta cosa? Sì. Perché tu in realtà te la tiri tanto che sei di Padova, ma tu non sei un vero padovano. Perché io oggi ho conosciuto veramente una persona di rilievo che ha fatto questo video per sponsorizzare la Oh mio diretta di Dio, è questa sera. ritornato. Io ve lo devo far sentire perché stamattina, presto, appena svegli, abbiamo sentito questo video con Vince e siamo veramente cappottati. Yo, what's up? This is Mr. E on the MC. For all the funk brother out there, this is just a reminder of tonight's show, Get the Funk Out. A super funk evening with the funk master Vince Carpentieri. Streaming live from the Music Off channels. So, something you won't miss. Tonight, Tuesday, December 22nd at 9 p.m. CAT. Get the funk out straight from my heart. Yo, Quindi avete what's up? This is visto me. quanto è vera questa cosa che è stato su. Ok, so, Poi hai man, introdotto. you dig it, È brother. tornato! So, you know what you mean when I play guitar. I'm not from Padova, you know. And ciao, Vince, how you doing, man? Fine, How you man. doing? Good to see you, man. Bello, guarda, bellissimo fare questa diretta con voi. Io questa mattina ho provato di entrare dentro di, come si chiama quello, Facebook, di quel stupidino di Enrico, ma meglio, molto meglio quando faccio super funky. Guarda, questa sera è bellissima. Io saluto tutti, ciao, ci vediamo dopo. Ok, ciao. See ya. Grandi, ci siamo No, scassati, vabbè, guarda. Thomas, ma tu mi hai fatto scoprire, capito? Cioè, io ti No, ringrazio, guarda, perché... Enrico, guarda, è un personaggio incredibile. Adesso però per festeggiare giustamente gli amici del Guitar Café, c'ho una cosetta per voi che vi farà ricordare la vostra community bellissima che ha fondato Vince, che questa è la sigla del Guitar Café. Adesso ci vorrebbe un caffettino. Mi fa scastare sta sigla, guarda, stupendo. Eccolo! Che mitico! Guarda che strano, ma chi Bravo. è questo Il tizio? divano. No, quella è stata una Sì. bella esperienza, Sentimi, dai. sì, Vai. bellissimo, bellissimo. Sentimi, Scusa, dicevo che... Enrico, hanno chiesto come si chiama il tuo disco, l'ultimo, Funkodrom, giusto? Allora, il titolo intero è Welcome to the Welcome to the Funkodrome. Funkodrome. Sì. Riguardo al discorso dei pick-up, single coil o monobobina, Yes. premesso appunto quello che diceva la mia nonna, che un buon soldà ogni arma che fa, cioè che tradotto vuol dire a seconda di che chitarra mi devo suonare, cerco di far venire fuori quello che mi serve. Ma io la scelta, specialmente per esempio con questa qui che ha la possibilità di avere i single coil con lo switch, se dovessi suonare in tonalità più acute,
come per esempio tipo in Do, in Re. Tendenzialmente uso gli humbucker e tutti e due i pickup insieme, magari. Viene così. Adesso io ho tolto anch'io gli effetti. Però io normalmente suonerei così, perché invece io ce li lascio gli effetti. Aspetta che ho fatto un macello. Non è questo, ma è così. Questo è il bello della diretta, Sì. capito? Le pedaliere, le cose digitali. Yeah. Il Ok, program questo qui change. sarebbe il mio suono di base, no? Quindi questo è il pick up tutti e due humbucker. Mentre se dovessi suonare più in giù, tipo in sol, in la così, allora probabilmente userei solo al manico, però in monobobina. Quindi è un po' anche Grande. a seconda della acutezza, Perché diciamo. compensi. Sì. Poi stai suonando in un registro più basso perché la chitarra esca di più, magari c'è bisogno di un suono un po' più incisivo, un po' più penetrante. Non dico tagliente perché non è mai tagliente, però insomma, hai capito, il monobobina taglia di più, no? Entra di più. Nelle tonalità più acute, un po' perché mi piace di più proprio il timbro, un po' più morbido. Poi sai, io avevo dei chitarristi miei idoli che sono, per esempio, a me piacciono tantissimo l'Average White Band, che è la versione ridotta dei Parliament, no? Cioè, loro erano la versione tipo band, ma di una cosa che sarebbe stata larga, invece loro l'hanno fatta più stretta, piccolina. Scusa E lì Henry, avevano, intanto per esempio, ho bassista mandato e il link chitarrista. del tuo disco Ah, ok. di Welcome to the Funkodrome in chat su YouTube e su Twitch. Lo potete trovare a questo link, così ve lo potete sentire. Magari dopo vi faccio sentire un pezzettino del singolo, che è veramente una figata fotonica. Vai, scusa se ti ho interrotto. No, dicevo che l'Average White Band avevano bassista e chitarrista che si scambiavano, quindi a seconda di. Se un pezzo, questo col basso lo faccio io, questo qui lo sono io che mi piace di più, e quindi l'altro suonava la chitarra, ma due fenomeni. Tra l'altro uno poi ha suonato tantissimi anni con Paul McCartney e con Eric Clapton, quindi insomma non proprio. Gente così. Sì. E Average White Band perché erano tutti bianchi tranne il batterista. Ah, dai. Yabubi. Average White Band. Yes. Ok. Gli Abubi, tra l'altro, sono Ok. stati i primi a, cioè tra i primi a creare gli incastri di chitarre. È vero. Cioè, coso. Mamma mia. Quella parte lì, in pochi punti, le due chitarre si accavallano. È proprio pensata perché tra l'altro l'altra chitarra, in realtà questo ci potrebbe portare a un'altra discussione. Posso, devi, posso? Vado? Aspetta che abbiamo un po' di Sì. domande. Questa Ok. tienila in canna. Aspetta, almeno rispondiamo a queste. Questa è una carina. Vince, cosa stai usando per le basi? Allora, allora, il pezzo che ho suonato è proprio una base scritta per il pezzo, mentre le basi di batteria e basso che sentite quando faccio gli esempini sono le basi per chitarra funk. Cioè sono le basi Oh, del perfetto. videocorso. Perfetto. Vediamo un attimo, questa è una bella considerazione di Fabrizio che dice: il funk, oltre ad essere un genere bellissimo, è una palestra incredibile. Bastano poche settimane di esercizio sul funk che ne giova tutto il modo di suonare la chitarra. Assolutamente, ragazzi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché poi Benvenuto. nel solista, specialmente nel solista con la saturazione, nel suono lead, diciamo. Si concentra molto sull'attacco della nota, ci si concentra molto sull'attacco della nota, ma pochissimo sul finale della nota. E quindi, siccome, come diciamo prima, il ritmo è fatto da note, pause e
e accenti, se tu pensi a come si fa a fare una pausa, fammi una pausa bella definita, no? Facciamo una pausa importante tanto quanto la nota, come la fai? Devi imparare a staccare la nota in modo che, perché la pausa inizia con la fine della nota che la precede e finisce con la nota che segue, giusto? Quindi, facendo questo ragionamento, tu capisci che se non mi chiudi bene la nota, la pausa non incomincia in un posto ben definito. E quindi certo, non abbiamo quella successione fra note e pause che mi crea la giusta successione ritmica. È bellissimo. Non so se l'ho spiegato, Vince, perché io non mi permetto di... Cioè, io spiego le cose come me le sento, ma non è che faccio l'insegnante, diciamo. Tu hai fatto una considerazione importantissima. No, ho fatto una considerazione importantissima. Infatti, sai l'esempio che si fa per spiegare questa cosa qual è? E se io metto... Guarda. Se io metto un groove, no? Sempre il mio solito groovettino mi maggiore. E sono una parte di una semplicità estrema, che però suonarla in maniera efficace è difficilissimo. Perché la parte fa così, la suono prima e poi... Guarda. Vai. Parte di una semplicità assurda, ma in questa parte non si suonano gli accordi, si suonano le pause. Concettualmente questa parte qua, se io fermo la mano destra, attaccare il primo sedicesimo che devo suonare è una delle cose più difficili in assoluto. Cioè, assolutamente. Anche io che faccio questo H24, se fermo la mano destra, magari chi la sta vedendo in differita e torna un attimo indietro, si accorge che io non ho mai smesso di muovere la mano destra. Anche se, portandomi, se io la fermo, è difficile beccare. Rifallo, Vince, tanto non fermo, è che paghiamo un tanto al minuto, capito? Quando faccio, guarda. Muovo. Non la so sbagliando apposta. No, sì, comunque anche quando, diciamo, va bene, si sente che non gruva come prima, c'è niente da fare. Viceversa. Luca Campanera dice: "What makes the funk is what you don't play. Assolutamente. Guarda se io invece la faccio così, guarda quanto diventa brutta e fastidiosa poi per l'arrangiamento. Perché, scusami, l'alternativa sarebbe, vabbè, tanto io sono le ghost, che me frega. Immagina nell'arrangiamento quanto dà fastidio. Senti se la swingo. Yeah. Di più. Dritta. Swinghissimo. Ghost. Se poi la faccio del ghost. Bravo, Vince. È vero, no? Bravo, cambia proprio tutto. Guarda, chiaro e semplice, questa cosa è veramente utile. L'esempio è proprio lampante. E poi, allora, intanto da produttore ti dico che le ghost
chiaramente te l'avrei cassate, cioè non ci stava. Poi, sempre dal produttore, e qui divento produttore un po' rompiballe, però... Un po' rompi? Quello swing, mio caro, cioè, devi avere il potenziometro del quanto swing ci metti, perché non è che puoi metterne così quanto ne vuoi, perché poi quando c'è il pianista che deve fare la parte... Allora lui sembra morto, capito? Rispetto a quello che gli metti tu. Quindi, bravissimo. Proprio bravo, bravo. Intanto è partito l'hashtag faccia del ghost. Adesso devo imparare anch'io quella lì, però, che dopo me la fai vedere, vinci com'è. Guarda, ti aggiungo solo una cosa a questa cosa di Vince, che adesso lui stava facendo una parte che con la sinistra è tenuta. Quindi tutta la definizione ritmica è data dalla destra. È per quello che è anche così difficile, come diceva lui, partire a freddo, no? E aspetta che tolgo un po' di delay. Vabbè, io lascio il delay che così serve per andare a tempo, diciamo. Io il delay per me è proprio, mi serve anche come il click, come metronomo, no? Questa parte è tenuta con la sinistra, non so se si riesce a vedere, quindi è solo la destra che è responsabile della divisione. Alle volte ti chiedono di suonare le note più corte, quindi... Queste note sono da un sedicesimo, vero Vince? Sono le vere note da un sedicesimo. Le vere note da un sedicesimo. Ok, quindi in mezzo a quelle che sto suonando così c'è anche la pausa che io devo creare assolutamente a questo punto con la sinistra, perché non ho modo di farlo con la destra. E questa è una cosa che tecnicamente richiede proprio di metterci sì e capire prima bene cosa si vuole ottenere e poi trovare, almeno per me è stato spontaneamente, ma sicuramente Vince ci dirà poi invece su serio come fare, perché appunto è proprio un effetto completamente differente. Se io vi tolgo l'eco... rispetto a... Dovete pensare che io il tempo lo sento scorrere così. Cioè io il tempo lo vedo... che credo siano terzine di qualcosa. Questo è quello che io vedo, diciamo, mentalmente il tempo come scorre, no? Per cui quelle pause lì in realtà per me non sono sincopi, ma rientrano in quella divisione piccolina. La griglia. Per cui più piccolo si riesce a vedere la divisione, più in un certo senso facile non è facile, ma insomma più semplice è individuare dove mettere le mani, insomma, dove suonare e dove non suonare. Sì. A me, guarda, questa cosa qua posso aggiungere? Certo. Questa cosa qua me la spiegò all'epoca Bonanima Ross Bolton, e lui quando spiegava questa cosa diceva: nella nota c'è the short of it and the long of it. Quanto tu allunghi il sedicesimo in realtà ti cambia la percezione del transiente. Il concetto di transiente, la prima parte del suono che noi percepiamo, giusto? L'attacco. Se tu allunghi la percezione del transiente, rendi la ritmica più confusa. Cioè, prima per esempio hanno citato Cory Wong, no? Quando tu senti Cory Wong che suona, soprattutto le cose veloci, pensa se allungo, questo è buono. Pensa se io le allungo, non accorcio i transienti, quindi non... Allora, che significa accorciare e allungare i transienti? Quanto tempo io tengo premuto
a sinistra, proprio detta brutale, no? Se io allungo, tanto al fuoco della camera, lo so, Vince. infatti stavo notando. Te lo metto sulla Tanto c'è mano, sempre guarda, tempo di mettere a posto. sta sulla mano, Quanto diventa sloppy? Diventa proprio giusto quel concetto di poco attacco, poca definizione. Sì, E sì, sì. quindi perdo proprio l'idea della percussione. Perciò diventa efficace. Tipo, io personalmente quando sento tipo Lettieri, Cory Wong, mi accorgo proprio di questa cosa qua. Cioè le ritmiche loro funzionano tanto perché hanno molto transiente. Sfido col plettro morbido a fare questa cosa, forse secondo Eh me sì. fa più fatica a destra. Tanto, Sì, la coda è proprio diversa. tanto. Mi viene in mente Sai, un chitarrista Vince? pazzesco che ho conosciuto qualche anno fa, che è uno dei riferimenti mondiali, penso, di questo genere, che è Rob Harris, chitarrista di Jamiroquai. Ah, Che sì. lui, così, mentre chiacchieravamo durante l'intervista, cioè, c'aveva questo funk che è andato per un'ora, cioè, proprio non si è mai fermato. Lui è uno come Lyrit Nahuar che suona sempre. Ci ha asfaltato, cioè, aveva un pitch ritmico e su quello c'era una varietà di movimenti continui, ma questo transiente Bravissimo. sempre micidiale. Poi risentendo la registrazione dell'intervista fu veramente una grandissima esperienza. Ma tu là lo vedi C'è dalla forma faccia da d'onda? Faccia sloppy adesso, ci vuole l'hashtag da slop. faccia da Sì, sloppy. sloppy, Sì. sloppy. Se vedi la forma d'onda, no, di quella cosa, vedi proprio la percussione. Quello è il concetto. È come aprire Sì. un loop. Io Scusa, questa cosa Andrea. qui, Vai, vai. scusami Thomas, Vai, l'ho vai, vai. imparata, l'ho dovuta imparare, l'ho scoperta imparandola quando, fai conto, nella fine degli anni 70, primi anni 80, ma primi anni 80 intendo proprio 81, 82, quindi in epoca già MIDI, ma non computer, c'erano i sequencer. No? C'era Roland MC, c'erano questi. E quindi le parti MIDI erano molto. I sequencer, per esempio, no? Nella musica dance, nella musica che non si chiamava dance all'epoca, non si chiamava neanche house. E mi chiedevano in studio di replicare le parti MIDI, le parti di questi sequencerini, per renderle un po' più vive, per renderle un po' più dinamiche, no? E quindi c'erano queste cose. Anche. Volate di questo genere, che però erano difficili da fare e cavoli, quelli erano proprio Oh yeah. macchine, capito? Non c'era. E quindi non c'era. Registravamo sulle bobine, sul nastro, capito? Quindi la dovevi proprio suonare così, non è che dopo la sistemavi dopo. E lì ho scoperto questo discorso della lunghezza delle note, quello che diceva prima Vince, Sì, che il proprio fa una transiente differenza proprio. clamorosa. Scusa, vi volevo leggere questi due commenti di Andrea Talarico che dice: Cory Wong usa un plettro morbido. Dopo averlo visto, ho provato. In realtà hai un attacco molto più accentuato. Dice: Se può interessare a qualcuno, i pletti usati da Cory Wong sono i Dava Picks. Hanno svoltato il mio suono per le ritmiche. Però Quindi, giusto. fai tanta più fatica a Eh destra. sì. Io Secondo credo me che è più. sia una cosa molto soggettiva. Il Certo, sì. timbro, cambia molto. Considera che io ci sono i plettri che uso per trovarmi bene io, sono questi qui, che sono praticamente tipo, vabbè, questi qui me li ha fatti ancora all'epoca Ernie Ball, sono quelli che sono, non so se si vede, con il logo mio. Il logo che mi hanno fatto alla New York University, ragazzi, gli studenti della New York University Abu Dhabi. Ma mi capita in studio invece di usare a seconda della parte e anche alle volte a seconda della chitarra, plettri diversi, anche di materiali diversi, tipo
non per fare nomi, ma i Jean Dunlop, che sono un po' più una plastica un po' più gommosa, mentre questa è una plastica un po' più rigida, cambia proprio il timbro, per cui sì, lì è, certo, è una questione di suono, anche se tu non ti trovi bene, ma serve a raggiungere l'obiettivo dal punto di vista di suono. Una plettra. Quindi secondo me Corey Wong sicuramente lo fa per una questione di timbro, principalmente. Guarda, mi viene in mente per esempio un chitarrista che nessuno si aspetterebbe che usa questi plettri, che è Paul Gilbert, che tu ti aspetti che da questi, diciamo, ci abbiano plettri duri a punta, e lui usa i Fender Medi. Mm-hmm. Fender Medi, cioè punta stondata e plettro che si piega. Quindi penso che ognuno ha anche un approccio suo, anche di come è cresciuto, dalle esperienze che ci ha avuto nella vita musicale. Sì. Quindi direi che ci Io siamo. Io leggevo per esempio di Tim Pierce che usa questi qua, usa i Morbidini 73, sì, sì, quando sì, deve fare le ritmiche. Scardi Francesco dice: Nile Rodgers usa plettri medio morbidi, quindi anche lì vedi, ognuno ha la sua. Però sì, ragazzi, abbiamo chiacchierato tanto e adesso dobbiamo sentire in anteprima mondiale un pezzo del disco di Vince, che me l'ha promesso che stasera l'avrebbe suonato. Sì, sì, io ti farei suonare perché lui... Premessa doverosa riguardo a questo pezzo. In realtà io me lo stavo conservando per fare un collegamento, no? Come si faceva all'esame delle medie, che dovevi fare, no, delle superiori, dovevi fare i collegamenti tra gli argomenti. In realtà il pezzo non è proprio funkissimo, però... anche se si chiama Dottor Funkenstein, però serve ad introdurre forse l'idea, secondo me, più importante alla fine, quella che anche un qualsiasi elemento solista, se viene interpretato come una continua ritmica, probabilmente dà un risultato molto diverso da quello che ci si aspetti. Quindi fondamentalmente questo pezzo qua, oltre ad avere un'alternanza costante di elementi melodici semplicissimi alternati a elementi complicati concettualmente, di base è sviluppato su questo concetto, su quello di interpretare qualsiasi cosa, compreso l'assolo, come una alternanza di ritmiche di... Non ho mai suonato prima, ragazzi. Vado. Vai, vai, che non vedo l'ora. Aspetta che accendo. Running out for the planet Earth. Deadly germs are creeping over the Earth, killing every human in their path. Already many of the mutants, disguised as human beings, are walking the streets of Earth City. It's a nuclear device. I know what lies ahead. You have to find the brain. This disc will kill the Earth in 5 seconds.
Mamma mia, che bello! Anche qui abbiamo fatto la comparsata io e Enrico, sì. Ballerini dietro. Eh sì, questo è proprio headbanging. Detto sì. Anche acidume. Ma... Esatto. Ma sai quello che mi impressiona è che per la prima volta, a parte ci stanno 350 persone collegate, però riesco quasi a vedervi a casa... E vi vedo che state così, io vi vedo che voi state così a casa, cioè vi vedo che state così, grande, secondo me qui Gior Frusciante qui commenterebbe Respect, mamma mia che groove, forte vince, che tocco, get the cool out, buonasera, maestro, un abbraccio da Emiliano e dalla fredda Alba, mi hai portato un bel po' di calore col tuo groove sulle mie BMW, grazie a Twitch, yes, grazie, yeah, grazie, buonasera grazie a tutti, grande vince, bellissimo, complimenti, bello di classe, elegante. Poi le mani, quelle di Twitch, degli applausi proprio scroscianti, dette napoletano, maronna mia, grande Vince, grazie. Spettacolo, mitico Vince, ma questo pezzo è bellissimo, bro, anche il solo, gustosissimo, poi durante il solo di organo, che hai tenuto quel timing che camminava, veramente fichissimo. Ma guarda che tosta, io là apposta non ci ho messo il rullante. Perché questo è suonato, qua ci sta Mariano Barba alla batteria, tra l'altro batterista di Pino. Madonna. Periodo, insomma. E il concetto è proprio... Guardatelo, aspetta. Sì, sì, ma che questo è utile anche didatticamente. No, è perché il ragionamento è proprio quello là, guarda. Qua. Senti se ci metto una nota in più. Quando mi diventa fastidioso. Se ti becco il groove. Vi va se vado? Vai. Come, certo che ce va. Non c'è niente. Cioè, ricaderci è tutto, cioè, infatti qua è proprio switch,
Chiudi e groovy, basta, non c'è. Daniele Leggi dice: io ho mia figlia di 4 anni in braccio che ha gli occhi così da quando da tanto la sto sballottando. Vedi qua pure il concetto che ti dicevo prima dell'assolo, no? Quando tu interpreti l'assolo in questo modo qua. Ah, tre, fo. Se non lo fai. Cioè. Se. Questo suono alla Scofield veramente figo. Chiaramente ispirato. Capito? E quindi Sai, mi questo è il concetto. vai, vai, Enrico. Per venire in mente, Vince, questo discorso di suonare il solista, diciamo, con lo stesso approccio, con la stessa attenzione ritmica. E io ho notato che, per esempio, io spesso suono, cioè suono tutte le corde, ma in realtà con la destra, e con la sinistra suono solo quella che mi interessa. Proprio se sto facendo, per esempio, metti che sono in un pezzo così. Adesso stavo Senti come cazzeggiando, gira. però il concetto è che continuo a Qui suonare ci la vuole ritmica in l'hashtag realtà. stavo cazzeggiando, dopo E che ha suonato sta quindi. cosa. Bravo. No, ma il concetto ho messo apposta anche il suono col distorsore proprio perché fosse più complicata, da far venire fuori. Però l'idea di poter suonare. E questa cosa io la faccio stoppando praticamente le altre corde, quelle che non devono suonare. Non so tu, Skunk. Vince, come si Skunk. chiama questa cosa. Skunk. Come? Skunk. Ah, ok. Skunk, come il chitarrista dei Doobie Brothers. Sì, come la droga. Penso di sì. Infatti Twitch ha appena detto: guarda che qualcuno ha scritto skunk dentro i commenti. Ah, vedi, ma Skanka di brutto e vedi. continua a No, ma segnalarmi io che è dicevo droga. il chitarrista dei Doobie Brothers. Non so Quello lì. se ha preso il nome da lui. Non so se ha preso il nome da lui, in verità. Sì. Ma tu, per esempio, lo sai questa cosa? Posso. Questa cosa che tu hai appena suonato, lo sai quanti danni ha fatto ai chitarristi? È un po' come credo Good Times degli Chic. Quando tu. No, più questa mi sa. Questa di più, perché Più Doobie Brothers, sì. questa cosa qua nasconde in sintesi una croma puntata, no? Giusto? Le persone, imparando questo pezzo qua, tendono, questo i neofiti lo fanno sempre, tendono ad associare necessariamente la croma puntata al colpo dopo. Io non l'ho mai avuta la Fiat Croma, cioè, avevo la Renault 18, però. Guarda, lo stavo aspettando, te lo giuro, te lo giuro. Però guarda, riflettici su questa cosa, guarda. Giusto, tu ti immagini che venga subito la nota dopo. Se devi fare questa cosa e levare. Crei Guarda, confusione. io lo volevo dire prima a quei 300 che ci stanno guardando. Voi, quando Vince fa così, voi non fate finta di niente. Guardate come lui tira su, no, non tanto quando va giù. Guardate quando suona, come suona quando tira su. Perché secondo me lui imbroglia. Cioè, io
almeno la mia chitarra non ce l'ho mica quella cosa lì. Guarda, me non te l'hanno venduta. Non te l'hanno venduta. Era una donna che non hai comprato. Adesso fa finta di niente. Vabbè. Guarda, botta guarda in su. Ma ce l'hai mitica. Io lo vedo da come muovi la mano che funziona. Cioè, è una questione di estetica. Chi certo ha fatto il militare, ragazzi. Stecca, ragazzi. Ma stecca. L'insù così, capito? Con quel piglio lì. Proprio la diceva Ross Bolton, diceva suona forte perché ogni corda che spezzi ti do un dollaro, non mi ha mai rata una lira. Madonna. Io Ross bello comunque, vedi che questa cosa qui di si fa vedere anche quanto, nonostante veniamo da due mondi molto diversi, però ci sono talmente tante cose che sono proprio in comune rispetto all'amore per il ritmo e per la ritmica. Poi che si traduce nel funk in un certo modo, ma ripeto, si applica poi in tutti i generi di musica. E mi fa piacerissimo di vedere delle cose che io magari mi sono immaginato per conto mio solo imparando, ascoltando i dischi, e invece fatte, studiate. Sì, insomma, che è un'esperienza... mistagogica, questa qua si definisce, cioè di esperire una cosa e poi capisci perché hai fatto quella roba lì. Guarda, veramente io se dovessi dare un... non è che, diciamo, io non ho rimpianti, onestamente, però il fatto di non aver studiato la musica, diciamo che il problema è proprio nel riuscire a trasferire agli altri, a comunicare in un linguaggio che sia ufficiale, come se devi parlare in inglese e non sai l'inglese, oppure, hai capito? Mi manca da quel punto di vista. E poi probabilmente perché avrei potuto studiare delle cose, oppure farmi fare lezioni da Vinci, che invece dovrò andare io a casa sua. Dovrò andare a casa sua e mi fa vedere così, quel do è così. Sentimi, invece posso dire una cosa riguardo, che però non voglio scombinarti, Vinci, la tua scaletta. Ma parlando di... Non abbiamo mai una scaletta sulle dirette Music Off, è sempre un canovaccio che così quando lo torci, lo giri, te lo dai in faccia, lo cambiamo a piacimento, quindi vai sereno Enrico. Parlando di Nile Rodgers, che è uno dei chitarristi, diciamo, che per me è stato sconvolgente, vorrei dire. Sconvolgente perché io fino a prima di conoscere Nile Rodgers o di ascoltare, diciamo, gli Chic, ero un bimbetto, un ragazzino rocker, quindi proprio rock. Cioè, io avevo tre dischi, uno era Wish You Were Here di Pink Floyd, uno era Spectrum di Billy Cobham, Made in Japan di Deep Purple, due di Bennato, mi sembra Burattino senza file, insomma, quindi rock. Ah, e Chocolate King dalla PFM. Ah, tutta dopodiché roba... alla radio ascolto questa cosa degli Chic. E io ho detto, ma come, io non ho mai sentito suonare la chitarra così. Bellissimo, pazzesco, chi è? Naturalmente, a parte che ero piccolo, non c'era... Io l'avevo sentita alla radio. C'era internet, sì. Sì, figuriamoci. Stiamo parlando di primi anni 70, metà anni 70. Quindi non solo secolo scorso, ma proprio... Anche parecchio indietro. Sì, ma sai cosa... Allora, essendo bambino così precoce, avevo iniziato a suonare prestissimo, mi piaceva, mi riusciva, e quindi... Comunque, insomma, tornando a Rogers, quando io l'ho sentito, sono andato dai miei amici e ho detto, ragazzi, ho sentito una chitarrista pazzesco, dovete sentirlo, eccetera. Quindi aspettavamo la radio per registrarlo, che avevo un registratorino a cassette. E questi mi hanno detto, ma allora tu sei disco, non sei più rock, ma proprio sei, vada retro. E quindi io sono rimasto praticamente per i fatti miei. Però d'altronde mi piaceva e quindi non potevo dire no, non è vero. Quindi, insomma, questa cosa di Nile Rodgers, il pezzo, quello Good Times,
Lui è uno che continua. Molto spesso nel suo groove ci sono le ghost continuate, diciamo, ma usa anche degli accordi particolari, perché in realtà ha un'estrazione jazzistica nel Rogers come struttura armonica. Questa cosa qui, questo giro qui, è un altro di quelli che fanno andare fuori di testa normalmente i chitarristi, la cannano abbastanza sempre. Ma la cosa veramente bella di questo pezzo in realtà è che è l'esempio discografico, quindi si può proprio andare a sentirlo come funziona, di quello che dicevamo prima con Vince, cioè di fare la ritmica dritta o fare la ritmica swing. In questo caso la chitarra è dritta, la batteria è proprio drittissima, pum, pa, pum, pa. La chitarra è dritta e il basso di Bernard Edwards è completamente chic, è completamente swing, quel giro pazzesco. È impossibile. Lui il basso, se tu lo senti da solo, sembra la batteria potrebbe essere ding 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 ding. E la lunghezza delle note, soprattutto sotto, è quello che fa la differenza e la fa mostruosamente. Se tu provi a invertire, io per esperimento ho provato a invertire le parti, farle tutte e due dritte, farle tutte e due swing. Funziona. Quell'alchimia fra la chitarra dritta e il basso swinging faceva quella cosa magica che è Good Times. Sì. Scusa che vi leggo un altro paio di commenti a proposito della... Enrico, chiudi il volume della chitarra che si sente quel... Oh, sorry, baby. Sì, perché ero rimasto in monobobina. Quella a proposito della mano di Vince che dicevi, Simone Di Meo dice: se non riuscite a mandare in su la mano, andate su impostazioni, gestualità, attivate, mano in su. Fenomenale. Oddio, mi ho fatto scherzare. Qual è? Che non c'è la mia. Grazie Andrea Balzarotti della Super Chat, grazie mille. Daniele Leggi, scusate, la domanda è andata persa, ve la ripropongo quasi inedita. Il fan mi sembra quale si può procedere subito. Ok, aspetta che questa ve la leggo, visto che vi volevo comunque fare un paio di domande. Aspetta. Aspettate che qui chi appa al volo tutte le domande è sempre il panico. Allora, vi volevo leggere questa di Daniele Leggi, mio coetaneo oltretutto, 78, sono quasi un neofita e il funk mi ha sempre affascinato. Secondo voi è un genere al quale ci si può approcciare subito o servono altre basi, magari blues? Che dici, Vince? Che talmente è talmente diverso da tutti gli altri generi, che anche, vedi, per esempio io ho cominciato a suonare il funk che già suonavo metal, già suonavo un sacco di altre cose, ho dovuto reimparare completamente da zero, quindi dal mio punto di vista zero per zero fa zero, puoi anche cominciare da capito, anche se sei neofita. Ovviamente c'è il minimo di conoscenza degli accordi, minimo di manualità con la mano destra, e poi strada facendo bisogna risolvere il problema del muting, la cosa che diceva Enrico, perché a un certo punto si arriva a questo tipo di cose qua, probabilmente insomma genera un blocco per chi comincia direttamente dal funk, però insomma è duretta, cioè, cominciare da zero. Però c'è un pezzo che si può provare a fare che secondo me, se ti dà quella piccola scossa, è la mossa che poi ti fa andare avanti, che è un pezzo, è l'inizio di un pezzo di Earth, Wind & Fire, e qui ci va la mano in levare alla Vince, qua ci va proprio quella, però il bello è che con la sinistra invece fai, schiacci tutte le corde e quindi lo facciamo in C. Earth, Wind & Fire, non mi ricordo come si chiama,
il brano, ma è spettacolare. E lì lui è devastante su questa cosa qui. Almeno. Quindi per la sinistra è neofita, con la destra diciamo devi chiamare Vince. Lavori proprio su quello, sì sì. Che ti dà una mano, però è... Che ti dà una mano destra. Ok. Aspetta che stavo vedendo, ok. Se qualcuno che ci sta ascoltando sa come si chiama il pezzo, se magari gli viene in mente. Certo, sì sì. Sì. Senti, Alex Pederiva chiedeva, quali sono state le vostre basi o ispirazioni... E come vi approcciate voi al funk? Ha detto che qualcuna delle ispirazioni l'avete detta. Vediamo se come interpretate la domanda, dai. Vai, Vince. A me è stato l'orgoglio. Sto per dire una cosa allucinante, ragazzi. Una cosa che non sa nessuno, un aneddoto che non sa nessuno. Fine anni 90, a Napoli si suonava tanto le disco band, c'era un sacco di disco band, gente faceva top 40, quindi tutte le canzoni top 40, e poi c'aveva questo medley al centro, sistematicamente, dove scattava Diana Ross e tutte queste cose qua. E io mi ricordo che suonavo Megadeth, Metallica, suonavo solo quella roba là. Però avevo questo amico molto bravo, che poi è l'amico che mi ha spiegato la cosa della stecca. E mi disse: mi vuoi sostituire con questa band? Io non ci posso andare più, eccetera, eccetera. Io arrivo là e devo suonare. Infatti, oggi non la suono, continuo a non saperla suonare. The Boss, credo sia Dazebo, non mi ricordo chi la canta. Dazebo, una cosa, comunque, questa canzone si chiama The Boss. E io mi presentai c'avevo una Charvette. Pensa, c'avevo una Charvette, e io suonai The Boss con i Power Chord. Con i Power Chord, perché per me l'idea di suonare questa cosa qua era impossibile. Talmente grande fu la mortificazione che io da quel momento in poi, per i successivi 3-4 anni, suonai solo ed esclusivamente funk. Solo The Boss. No, The Boss no. Ancora proprio, guarda, infatti quando sono qualche band facciamo The Boss, no. Perché no. Repulsione, però quella fu la motivazione. Poi l'ispirazione invece fu quella cosa che vi dicevo prima dei colori. Mi piaceva proprio il concetto di questa musica happy, di questo contrasto enorme con il metal da cui venivo. E quindi l'idea, hai capito, tutto friendly. Quindi poi ci sono rimasto dentro. Poi ho conosciuto Ross, per cui ciaone. Quindi quello è fatto male. Dunque, diciamo, Andrea Trallarico, Enrico, per rispondere alla tua domanda, dice che Ramsey Lewis, Earth, Wind & Fire, Sun Goddess. Potrebbe essere questa. Grazie. Quella che dicevi tu prima. Mm-hmm. Harry, invece te, com'è nata questo lancio, diciamo, nel mondo del funk per te? Ma allora, nel funk specificamente, oppure come lo approcci tu? Con gli Chic, ma prima ancora con Billy Cobham. E io avevo registrato dalla radio c'era questa radio che trasmetteva l'album per intero, quindi avevo tutto Spectrum in un lato della cassetta e dall'altra parte un altro gruppo che non sapevo chi erano, e ho scoperto poi che erano i Pink Floyd. E stiamo parlando che io avevo 11 anni, capito? Spectrum è del 72, io nel 72 avevo 10 anni. Quindi fai conto che l'avessi l'anno dopo, cioè avevo 11 anni. Il bello è che mia mamma mi lasciava ascoltare quello che volevo. Quindi a me piaceva la musica in generale. Poi mi avevano regalato la chitarra e quindi io suonavo la chitarra. Ma se mi avessero regalato un sax, probabilmente farei il sassofonista, voglio dire. O se insomma, ecco, per dire. Quindi era il mio mezzo per produrre dei suoni della musica. E quindi cercavo di suonare quello che ascoltavo che mi piaceva. Quando ho sentito Nile Rodgers, che è stato un po' dopo, ma è stato veramente intanto perché a me piaceva la chitarra col suono rock, quindi la chitarra col suono pulito, che io la abbinavo, la così, erano i
pezzi dei cantautori, capito, di quelle robe lì, della musica leggera, che a me piaceva, insomma. E già Bennato, che aveva l'acustica, aveva un modo di suonare che era molto più ritmico, era molto più coinvolgente e rotondo, no? E a me piaceva proprio tanto, tanto Bennato da piccolino. E anche adesso? Sì, no, beh, anche adesso voglio dire, però all'epoca era uno dei miei. Però per dirti, prima ancora di incominciare a suonare, i miei idoli erano Rocky Roberts e Antoine. Quindi due cose molto diverse l'una dall'altra, però lui, Rocky Roberts, era già uno super funk come sì, 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 per essere qua in Italia, insomma. Quindi gli Chic, diciamo, sì, Nile Rodgers è stato proprio quello, diciamo, che mi ha flashato. E poi, però, poi ho scoperto che tanti che ascoltavo in realtà avevano dentro quegli ingredienti di funk che magari non li avevo ancora identificati bene bene. E di base c'è che a me piace tanto tanto il ritmo. Sì. Della musica è la cosa che mi prende di più. Così. Poi sai, quando inizio proprio veramente da ragazzino, andavo ancora a scuola, io andavo a fare il turno di notte in studio, pur di stare in studio di registrazione. E facevo l'assistente fondamentalmente, quindi non è che suonavo ancora, cioè io già suonavo, ma non mi chiedevano di suonare, io andavo solo per vedere, per fare. E poi quando è successo che ho incominciato a fare delle party, e all'epoca mi chiamavano principalmente per fare, c'era nella musica della discoteca dell'epoca, c'erano unza, c'era questa roba qui, no? E poi invece è venuto fuori quel discorso di dire: senti, ma non potresti fare, sei capace di fare cioè le cosine che facevano con i sequencer. E da lì poi ho iniziato, che siccome mi pagavano, cioè io facevo tutti e due i lavori, ma mi pagavano una volta sola, in pratica era quello, la fregatura per me, ma così ho avuto modo di fare veramente centinaia di robe da discoteca. Ogni tanto risento dei pezzi vecchi e dico: ma sto qua, sono io. Secondo me sono io. Vince, vedi la chat che ti dicevo, se riaggiorni un attimo StreamYard così si riallinea il sync. Intanto IPTV Bari ci ha fatto un raid, che lo dico, tanto so che Vince lo sa che cos'è, lo dico per Enrico, praticamente su questo canale IPTV Bari stavano facendo una diretta e alla fine della diretta hanno portato i loro utenti a vedere la diretta di Music Off, quindi benvenuti. Ah, grazie, sì, mille, benvenuti. Figata questa cosa di Twitch. Io vado. Basta che aggiorni un attimo StreamYard e rientri, Vince, vai. Senti Harry, io direi che è arrivato il momento di farti suonare un altro pezzo, perché abbiamo chiacchierato tanto. Io non so, io provo a lanciare una richiesta. Se tu ci avessi la base di Funkodrom, io godrei fortissimo a sentirtela suonare adesso. Però, se non so, ce l'hai, però facciamo un'altra cosa. Però io, guarda, io ti chiedo io la cortesia, perché ti dico, io non ho le basi e tra l'altro di quel pezzo lì dovrò eventualmente remixarlo, perché non ho proprio pensato neanche di fare la strumentale, che magari invece mi serve se dovessi andare a fare promozione, per cui ho cannato. E allora, quello che ti posso dire è che se tu nel frattempo riesci a recuperarlo magari da YouTube, oppure non so se lo puoi mettere, dopo casomai possiamo farne vedere un pezzettino, volentieri, mi fa assolutamente piacere. Certo, però se vuoi nel frattempo ce l'ho già pronto, però io intanto se tu suoni un pezzo io sono sì, felice, ti faccio un altro brano da sempre da Welcome to the Funkodrom. Vai. Questi qui sono pezzi un po' autobiografici e un po' diciamo da ridere. Questo in particolare, che si chiama Read of My Time, è veramente autobiografico, nel senso che io, avendo lo studio sotto casa, ho la fortuna che scendo, se mi sveglio alle 5 di mattina, scendo dal letto, mi faccio il caffè e scendo giù in studio, quindi è proprio tutto nella stessa casa, no? A Roma si chiama casa e bottega. Esatto. Casa e bottega. Succede però che tu hai l'ispirazione,
Quindi scendo giù, accendo, e naturalmente quando hai l'ispirazione c'è quello che comincia a tagliare l'erba di mattina presto perché quindi non puoi registrare la voce, oppure devi fare la chitarra acustica, non si può fare. Ti suona il campanello, il testimone di Geova invece che l'UPS, invece che... Ecco, qui. Dopo ti telefona tua mamma che era da tanto che non la sentivo e quindi aveva bisogno di sentirti. Ecco, questa è la storia, questo pezzo qui Di è la storia Franco, di una bravo. giornata così, capito? Vai. Allora, aspetta che vediamo se riesco. Dovrebbe essere... Ah, sempre che c'è sempre il discorso che essendo So un now this song is for live you. in studio... E Certo. se sentite delle cose strane per loro che non vedono che c'è un video Certo, che io certo. lo sto prendendo dal video direttamente, quindi portate pazienza, ma vediamo Vai tranquillo, il tempo che ci vuole e poi si fa il botto. Perché qui era, è un documentario per la TV tedesca, quindi stavo spiegando agli come avevi ascoltatori. fatto la creazione dell'album. Esatto. Quello che c'è dentro. I wake up 5 this morning ready for my biz. I know it's too early for anyone to break my beat. So I prepare myself to get you in the mood. Sometimes it's good to be inspired by the moon, but then it's time to leave the moon. Thank you.
grande Enrico. Tanta roba, madonna. Grazie. Questo pezzo, vedi che è una cosa che è simpatica, che parte in levare, no? Quindi parte in anticipo sull'uno. Quindi ha questa cosa che gira da solo, senti com'è rotolante, sì, sì, sì. Già per conto suo, non c'è bisogno. Guarda, di troppo... rotola talmente tanto che Simone Di Meo ha detto che si sta muovendo troppo, all'inizio brano ero in camera, adesso sto in cucina. Fantastico. Fantastico. Ora questa cosa di partire dai brani, diciamo da qualcosa di tangibile che possiamo vedere e godere, e poi lo spezziamo proprio... e lo andiamo a vedere esattamente nel dettaglio perché funziona così, secondo me, ragazzi, è una cosa spaventosa per la didattica, bellissima. Poi magari mi fa ridere, dice Enrico, quando fa, no, ma io queste cose non le so. In realtà lui le fa, poi magari il dettaglio tecnico di definire certa cosa, magari non ti viene da dirlo, ma era leggendario. Questo pezzo c'ha un tiro, e poi a Vinci è piaciuto particolarmente il testo. Leggi la chat. No, diccelo. No, ho detto, ma stai lì. Allora, ragazzi, noi abbiamo una chat privata, no? Di noi tre. E io ho scritto in chat, ho detto, ma stai sentendo il testo? La mia vita. Ma perché è proprio così, è successo, no. Esattamente quello. È terribile. Senti, no, ma invece valutavo quanta libertà invece ti dà un pezzo del genere. Suonare su un pezzo del genere, cioè il groove incastrato bene, però incastrato al punto che comunque se tu vuoi muoverti hai margine di libertà, capito? C'hai, sì, il riff portante, però lo puoi variare quanto vuoi, e la, sì, struttura, cioè, è proprio il canone del funk, no? È proprio quel canone là. Guarda, questo pezzo in particolare è divertente, siccome succede che il produttore di questo disco mi ha chiesto lui di poter produrre il disco, quindi figurati, io ero capottato. Lui si chiama Ziggy Bam, è una leggenda vivente in Germania, e lui aveva sentito dei miei provini, perché avevo ceduto, ho prestato dei pezzi per il disco di un altro mio amico batterista, Tony Liotta, e quindi mixando i brani che io avevo dato a lui, ho detto, ah, belli questi pezzi, mi piace molto il suo genere, e io lì, sai, ci ho provato, vabbè, io veramente avrei anche tutto il resto del disco già quasi pronto. Insomma, per farvela breve, quando abbiamo fatto questo pezzo, che lui lo stava già mixando, quindi io ho registrato tutto qui in studio da me, e poi ho mandato le tracce da lui perché le mixasse lui. E lui mi chiama, mi fa, guarda, mi servirebbe qualcosa dentro la frase, è un po' povera questa... Mi servirebbe qualcosa tipo qualcosa in mezzo così. Ok, adesso cosa mi invento? Perché un conto è farla in studio e poi la devi riproporre anche dal vivo, no? Quindi io in questi casi cercavo di essere il più... asciutto possibile. Sì, devo cantare, poi capito? Insomma, non è... Allora, lui mi ha chiesto di fare questo fondamentalmente. La parte mia sarebbe stata così. È 1, 2, 3 e 4, cioè, mi ha detto, in pratica ho dovuto aggiungere che dice, ah sì, è proprio questo. Quindi figurati, io lì ci sto cantando sopra. I got one postman, mailman, dustman ringing at my door. Yeah, my witness and a street open doors and pause. Funky neighbor, barbecue. Who else in there? Eccetera, eccetera.
Quindi alle volte bisogna incastrarle, sì, per rispondere a Vince, hai una certa libertà, ma nello stesso tempo, soprattutto se devi anche cantare, Sì, ma infatti è io meglio non non avevo complicarsi considerato. la vita, insomma. Non avevo considerato il fatto che tu cantassi, è vero. Eh sì. A volte È mentre fa vero. quello suona anche il basso, capito? Sì. Sì. Senti, c'ho un paio di domande carine. Che importanza si può dare all'action della chitarra per ritmare funk? Meglio alta, bassa o sta tutto nel tocco che usiamo? Vinci, tu che dici? Com'era la frase di tua nonna? Ha un buon Quale? soldà ogni arma che fa. Sì. Perché magari fai l'action Invece. troppo alta e non riesci a fare le soliste. Io personalmente l'action la taro sulle soliste e poi regolo, cioè insomma, adesso ho imparato a suonare con l'action con cui faccio le soliste, pure la ritmica fondamentalmente. Che per te vince l'action da solista e vuol dire che è più verso il basso, verso vicino ai tasti, oppure. Ah, ok. Perché per esempio per me è il contrario. Ma questo si capisce che io non ho capito un tubo, vedi? No, Thomas, ma non credo scusa. ci sia No, ma un guarda arrivo, che non credo. Quelli ognuno ha un studiati. approccio tutto diverso. No, dai, sto scherzando. Però voglio dire che, per esempio, per me, per il solista, è la cosa più importante. Allora, premesso che io uso il manico dritto. Quindi schiacciando al primo tasto e schiacciando all'ultimo tasto, in mezzo, quando tu fai la prova così, non so se si riesce a vedere, ci deve essere un foglio di carta in pratica di action, qui in mezzo, qui. Schiacci il primo tasto e l'ultimo tasto, la corda è sicuramente una retta, quindi hai esattamente la sensazione di quanto bombato è il manico. Io lo voglio proprio drittissimo. Faccio presente che, cioè, guardate che maniche c'è Enrico che dal 24esimo tasto col medio tocca il 12esimo tasto. Ah, vabbè. Sì. Quindi dicevo che per il solista, per esempio, io invece voglio avere le corde un po' alte perché devo poter tirare la nota senza che mi scivoli sotto il dito, praticamente, no? E di conseguenza poi la ritmica diventa, cioè, diciamo, siccome devo sistemare la parte solista, la ritmica poi la faccio con le corde. Ah, Quindi che non c'è sono sulle talmente cose. alte, però un minimo di. Cioè non è l'action che adopererei se dovessi fare solo accompagnamento, che quindi. Per esempio Sì, nell'acustica, ecco, io ho l'action compromesso. bassissima, nell'acustica. Compromesso, chiaramente un compromesso, chiaro. Sì. Ok, vediamo un attimo qua. Questa è carina. Ciao a tutti, domandina. Dato che per fare la stecca dobbiamo sciogliere il polso, come riusciamo a non far cadere il plettro? Cioè, chiedo perché mi capita a volte. Tu che dici, Vince? C'è un Plettro cade perché metodo si gira generalmente utile? tendenzialmente. Il plettro cade perché si gira e si gira perché l'inclinazione non è perpendicolare alle corde. Cioè, nel momento in cui tu suoni tanto Yes. alternato, giusto? Se il non credo che si riesca a vedere, però se il plettro non è, quindi l'angolo della mano non è perfettamente perpendicolare con le corde, ovviamente al movimento in giù, al movimento in su corrisponderà necessariamente una rotazione. Rotazione che dopo un po' ti fa scappare il plettro. Questo è il discorso che capita genericamente. Io, per esempio, con questi qua che hanno molte scritte in bassorilievo, per esempio, ho trovato un ulteriore punto di comodità. Perché oltre a questo discorso dell'angolo, anche il grip, magari se uno suda, può essere compromesso. Mi ricordo che all'epoca che usavo, ce li ho tutti quanti qua, faccio vedere questi qua. Vedi quanto è diligente che c'hai i plettri nello Io, scatolino? bellissimo. È un negozio, non hai un portapletri tu. Io ci facevo le X con la col taglierino per non farli scappare. Però dopo è solo Sì, questione di quello aiuta abitudine. tanto. Comunque il grip Massimo. proprio è molto, Aiuta. molto utile, sì. Sì. Tanto sul funk è proprio fondamentale. Vedi, e allora vabbè, io ci rinuncio perché, per esempio, invece a me dà fastidio, io ce l'ho lisci che non devono avere scritte robe schifezze. Però ti
Ti posso dire due Però, cose. scusa, Enrico, se vedo un pizzicotto ve manda all'ospedale, ragazzi, io ve lo dico. Guarda, allora, intanto che ha ragionissimo Vince che il plettro va tenuto più piatto possibile, ma c'è anche proprio una ragione specifica. Se guardate lo spessore del plettro, no? Guardate lo spazio fra una corda e l'altra, non so se, no? Chiaramente se lo teniamo dritto c'è tutto questo spazio. Se lo teniamo inclinato, alla fine va a finire che non c'è più, cioè la larghezza del plettro va a finire che riempie lo spazio fra le corde, e quindi oltre al fatto di non farselo girare tra le dita, ma c'è proprio anche una ragione di suono, di suonabilità. E, però è anche vero che, per esempio, vediamo se riesco, non so se si riesce a vedere da così. Ha voglia? Vediamo. Perché, solo che non riesco a tenere sulla chitarra, ma facciamo una ritmica stoppata, no? Non so se si è visto che io lo faccio girare, lo sto facendo girare, sì. Così. Tenila proprio 10 cm indietro, Enrico, che si vede pure meglio. Esatto. Non era proprio la cosa più comoda, però questo anche un po' per sfatare il fatto che bisogna tenere il plettro molto stretto. In realtà non è vero, però chiaramente neanche troppo mollo non ti scappa, però è più corretto quello che diceva Vince: se tu hai una posizione corretta rimane lì, non è difficile, non sfugge. Ok, aspetta, vi leggo questo. Marco Bello dice: ragazzi, un consiglio, ho una buona facilità nella gestione ritmica ma limiti nel cambio d'accordi in barré. Credite, mi metto a suonare la batteria. Ma non so, in questo genere qui non si usano molto gli accordi barré. Quindi, cioè, volendo si fa il... monodito, poi a seconda anche di come sono i pezzi, perché per esempio appunto Nile Rodgers fa molti accordi anche diminuiti, semidiminuiti dentro le canzoni, quindi, ma normalmente non sono mai accordi di troppe note, sono sempre 3, massimo 4 note, credo io, insomma, almeno da com'è. Che dici tu, Vince? Vabbè, è proprio questo. Ma anche perché fondamentalmente tendi a togliere i bassi. Ma anche dallo scratch togli i bassi. Cioè, se io devo suonare una parte... Pensa se becco... Yeah. Ma non sto beccando le due corde basse. Senti che differenza acustica... Senti quanta roba in più c'è? Se io riduco al minimo, quindi anche con la direzione del plettro, sì. Ma poi c'è un altro ragionamento del perché non si usa il barré. Perché le frequenze di quinta e sesta corda andrebbero a invadere le frequenze medio-alte del basso, che invece in questo genere suona tanto di slap, per esempio, no? Comunque si muove tanto, anche in termini di frequenze. Di conseguenza, più io lascio spazio timbrico, libero, è un po' come il discorso dello spazio nel tempo, no? Lo spazio, dico bene, il come mi dispongo sul tempo per lasciare spazio agli altri nel tempo, stessa cosa come dispongo le frequenze per lasciare spazio alle frequenze, per esempio, del basso, delle ghost del rullante, che stanno qua. Alcune frequenze del rullante, certo, che suona molte ghost, stanno qua. Perciò si evitano i barré completi. Io l'unico pezzo del barré che mi è venuto in mente è... questo è l'unico pezzo che secondo me si sono con barré.
e nemmeno tutto Vi qua. vedo che ballate lì mentre vedete la diretta, perché Enrico stavamo un'altra volta così. Però, Beh. Vai. no, C'è dicevo, un'altra domanda. paradossalmente l'idea del barré viene stravolta, e questa è un'altra delle cose più difficili da capire. Quando si suona lo s, quella tecnica che non possiamo dire su Twitch, c'è cioè questa. Molto spesso l'indice fa da sordina e fa qualcosa che sembra un barré all'occhio di chi lo guarda, ma in realtà non sta barrando. Assolutamente. Esatto, lo skank. L'hai detto tu. Ah, questo è figo, l'esercizio è simpatico. Guarda, stessa nota, diverse dita, guarda che succede. Quando io sono secondo e terzo e quarto, è una follia, quelle Sì, cose sì, sì. band, no? Figo Però, però, eh. in realtà sembra che io stia mettendo un barré sbagliatissimo, perché sta pure storto, però serve a fare sordina. Quindi forse secondo me quando si riferiscono al barré associandolo al funk, stanno parlando di quella cosa che viene percepita come barré, ma in realtà non lo è. Che odore di rosa, ma rosa. Andrea Dell'Arrigo chiede: consigli per suonare un po' più appoggiati? In studio mi capita spesso di tirare un filino avanti. C'è qualche esercizio che potete consigliarci? Questo è veramente il nodo centrale, direi. Respira, respira. Si tira avanti quando si suona in apnea. Sì, anche quando si è un po' magari in tensione. Io dico sempre: in studio è chiaro che cerchi la massima performance che riesci a fare, però. Il bello è anche che se sbagli la rifai. Quindi è giusto tentare di arrivare ai propri limiti o anche a superarli. È proprio il momento ideale quello, perché poi se rimane registrato, cioè se riesci a registrarlo, rimane registrato. Certo. Quindi se fai una cosa bellissima, impossibile, ma che quella volta ti è riuscita. A me è capitato, c'è un passaggio in un disco, avevo fatto una cover di Santana di Europa, ma rifatta con il groove tipo R&B, insomma, una cosa l'ho fatta credo nel 97. Ah no, era già anni 2000. E però mi è venuta una cosa che non mi è mai più rivenuta, sembra una cosa artefatta, invece cioè, io non mi imbroglio da solo, quindi lo so che quella volta mi è riuscita e per fortuna c'era il rack attaccato perché la stavo cazzeggiando e è venuta così bellissima. E c'è nel disco, quella l'ho proprio presa. E quindi dicevo che per suonare a tempo è molto utile registrarsi, cioè è molto utile abituarsi al fatto che si sta registrando. Non so, Vince, tu cosa ne pensi, però Assolutamente, per assolutamente. me è quello. Il andare a tempo, poi sai, non è sempre essere perfettamente. Io sono uno di quelli che dice che andare a tempo significa suonare la nota dove deve essere suonata. Poi l'intenzione che tu gli dai te la fa sembrare più appoggiata o più di corsa, ma a me tendenzialmente piace suonare sul click, diciamo, cioè su. Ma ci sono tantissimi musicisti fenomenali che riescono invece a suonare spostandosi quel tantino, però con l'intenzione giusta e con il senso musicale giusto, che alla fine è la cosa più importante comunque. Ora mi viene in mente un'altra cosa importantissima che Vince lo sa che sono fissato con sta cosa, che per groovare giusto dovete ballare, cioè se non ballate non groova. Cioè è molto più difficile, poi ci stanno dei mostri disumani che riescono a farlo anche quando stanno fermi, però io ho visto tutti i grandissimi artisti che hanno quel tiro pazzesco che indipendentemente dallo strumento che suonano, hanno quell'andamento proprio fisico, un mix di schiena, gamba, piede, collo, testa, cioè proprio Sì. cammina continuamente. Questa cosa di ballare, secondo me, viene addirittura prima di suonare. Nel senso, io mi ricordo, ne parlavamo con Vince parecchio tempo fa in una diretta che abbiamo fatto, che ai miei studenti, le prime cose che ho sempre fatto fare è
ascoltiamo una playlist specifica dove c'erano dei brani che, diciamo, spingevano un po' questo conato ritmico, non so come dire, e li facevo Bello, ballare conato tantissimo. ritmo, Ah, sì, cioè proprio bellissimo. dovevi stare dentro a questa cosa qui, perché quando questo diventa automatico, io penso che la musica sia sempre fare una cosa e metterla dentro nel subconscio, nel right brain, guitarist. Questa cosa qui secondo me è cruciale perché se tu acquisisci questo pitch ritmico e diventa tuo, dopo qualunque cosa suoni, quello lì è già, non voglio dire scontato, ma è acquisito, ecco, il termine giusto è questo. Poi dopo ti devi Sì. concentrare su altre cose, ma se c'è quel pitch ritmico lì, dopo puoi suonare funk, blues, rock, jazz, pop, metal, qualunque cosa, qualunque strumento pure, e viene sempre. Mi ricordo, io sono veramente una pippa a suonare al pianoforte, proprio non so suonare. E so suonare tantissimi strumenti, ma il pianoforte no. E una sera stavamo a fare una jam session a Radio Londra, che era un locale storico di Roma dove si facevano jam e c'erano tutti musicisti bravissimi. E una sera avevo anche bevuto il giusto, mi sono messo alla tastiera e abbiamo suonato, diciamo, era una open jam, quindi non c'erano brani, era molto improvvisato, interplay. E io ho suonato per mezz'ora la tastiera senza pigliare una nota, neanche una, facendo tutti appoggi ritmici. Tutto così, anche suonando fuori perché non c'avevo la coscienza di quali tasti suonare spesso. Ed è venuta una figata pazzesca. Cioè, la gente mi dice: Madonna, sei bravissimo sulla tastiera. Ma io non la so suonare, non è una piacioneria, non la so suonare, capito? Però quel pitch ritmico, secondo me, è la cosa più importante che i musicisti devono acquisire. Se c'hai quello, stai già su un altro pianeta, un altro livello. Scusate la Quello lo senti, disamina, la sono, disanima, la lo racconto senti sempre anche questa cosa. con la solista, no? Con la solista lo senti uguale. Uguale, 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 uguale. Se Se la c'è anche swing, da se non la dire. swinghi. Ah sì, c'è da dire che tendenzialmente la musica e suonare uno strumento, quindi produrre della musica, dovrebbe prima di tutto essere una cosa divertente. Quindi se non ti stai divertendo, il problema non è che tu non la stai, cioè devi andare a risolvere il problema del perché non ti stai divertendo prima. Poi Certo. ti preoccupi del se suoni avanti o se suoni indietro. No, Esatto. non è in risposta a lui che aveva chiesto dell'indietro, ma è una così una considerazione, diciamo, generale, generica. Bene. Senti, diciamo ci dobbiamo andare ad incamminare verso la conclusione perché alla fine sono già le 11:30, raga. Ah, per Chiacchiera, chiacchiera, niente. qua. Questa Tempo vola. potrebbe durare 12 ore, secondo me dobbiamo fare una seconda puntata perché Volentieri. non ne usciamo neanche tra 2 ore da sta roba, perché secondo me ci manca tutto quello che poi è successo dopo, cioè quando è iniziata la disco, Nile Rodgers l'abbiamo un po' nominato, ma poi tutta la parte del crossover, la parte funk in altri generi, quindi è successo di Sai che tutto. Io direi che ce la possiamo conservare per un altro momento. l'altro mio idolo, veramente idolo, che poi quando ho avuto modo di conoscerlo, mi so, io, non, sei, avevo le gambe che non mi tenevano, ed è un italiano, ma Chi è? è Corrado Rustici. Ah, Corrado è imbattibile su Corrado sta roba. Rustici, molti magari lo conoscono per altre cose, più fusion, io l'avevo conosciuto con i Nova, quindi proprio le prime cose. Ma poi ho scoperto che era lui ascoltando i dischi di Neeraj Makhachwadyan. Quindi, se voi non avete capito bene come si fa la ritmica, vi prendete The Dance of Life, l'album The Dance of Life di Neeraj Makhachwadyan, Nata Michael Walker, sì. con tanto di pezzo finale che è strepitoso sia per chitarra sia per batteria. Narada, oltre che fare il cantante, è un batterista pazzesco. Voi andate a sentirvi quel disco lì. Sentite le ritmiche di quei. Musica dance, però bellissima. Però canzoni Tra belle, con gli parentesi, accordi belli, suonata tutta dal vivo. quel disco è Veramente. fantastico e Corrado, cioè non esagero se dico che è in assoluto il
più grande riferimento del mondo della musica moderna nel mondo per l'Italia, perché lui è il nostro Quincy Jones anche come Eh produttore, sì. cioè lui ha prodotto Elton John, ha prodotto Whitney Houston, ha prodotto tutte le cose di Zucchero importanti, cioè è un personaggio micidiale ed è un chitarrista pazzesco, pazzesco, è veramente Veramente fortissimo pazzesco. Corrado. Adesso oltretutto sì, abbiamo fatto una diretta con lui a maggio, parlando della storia della musica degli ultimi 40 anni, però l'idea è di farci una serata tutta con lui, perché adesso prima era a Los Angeles, adesso si è spostato a San Francisco, adesso si è spostato in Germania, quindi è più facile acchiapparlo anche con gli orari. Bravissimo che me l'hai ricordato, veramente lui e quel disco di Narada Michael Walden è incredibile, stupendo, veramente stupendo. Ora, noi ci siamo visti a Los Angeles perché anche lui gravita, a parte che è molto amico di Peppino, ma appunto ci siamo conosciuti alla Godin, che è l'altro marchio di chitarre che utilizzo. E figurati, io poi tra l'altro devo fare la mia performance nel parco lì, nel booth della Godin. Io quando l'ho visto che era lui, ho detto, come quando ho visto Miles Davis, cioè come quando ho incontrato Miles Sì, Davis sì, per me, sì, capito? Lui è sì. proprio il non plus ultra ma molto più che Ritchie Blackmore, per dire, capito? Cioè, Sì. Sono paradossalmente. d'accordo con tutto il rispetto per Mia, Blackmore. Sì. mia, veramente io ho imparato a suonare cercando di proprio di captare tutte le cose che faceva. Poi adesso che ho conosciuto Vince, finalmente so anche come si chiamano, Ah. che quello è il bello. Senti, una top 5 o quanti ne volete di chitarristi funk da ascoltare, o magari anche non chitarristi, eh? Vince, vai, i tuoi primi 5. Di chitarristi, wow, Funk bellissimo. da ascoltare, cioè usciamo con qualcosa di pratico. C'è il Allora. me metodo al netto, c'è un bellissimo metodo chitarra funk di Vince Carpentieri, ragazzi, andatevelo a cercare perché è stupendo. Anzi, poi prima che stacco, che stacchiamo, Vince Carpentieri. Voi che state su Twitch, per favore cliccate questo link che adesso vi sto mandando e andate a mettere un follow al canale Twitch di Vince, perché lui ogni settimana adesso ne sta facendo una il mercoledì di diretta, ma tra poco ve lo Mercoledì. prometto io che ne farà due. E quando io prometto una cosa la mantengo sempre, quindi ne farà due di diretta la settimana. Vi potete Moriamo. seguire il suo canale Twitch. Adesso, oltretutto che abbiamo sdoganato la connessione di Enrico, vedrete che porteremo anche lui a fare questa cosa fighissima. E poi c'è un metodo bellissimo di Bolton sul funk, che Funk Guitar Technique. Che è veramente un grandissimo riferimento. Però, al di là del metodo, io uscirei con delle proposte d'ascolto. Cioè, facciamole suonare queste playlist su Spotify o se ci avete, se si trovano i dischi, comprateveli. Ecco, questa è una cosa bella. Vai, Vince, i tuoi Allora, best five, secondo te, allora, da però, sentire? allora, da ascoltare, io assolutamente ci sono due the best che non possono mancare. Uno si chiama Funky President, The Very Best of James Brown, perché ci sono dei pezzi più belli in assoluto, secondo me, imprescindibili. E poi ci sta Tear the Roof Off dei Parliament. Quindi due dischi assolutamente da sentire, proprio assolutamente Fantastico. da sentire. Poi c'è tutto il lavoro di Paul Jackson Jr., sicuramente, che è uno che riesce a mettere insieme bene la solista con la ritmica. Tra l'altro, il disco di un progetto che si chiama, non mi ricordo il nome, però ha fatto un progetto ultimamente con Jeff Lorber e suona delle ritmiche là dentro da paura. E Off the Record di Michael Jackson, necessariamente. Proprio base, che ci sta Paul Jackson Jr., Luke Carter, un sacco di gente che suona ritmica seria, 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 seria. E poi, invece, per incominciare a contaminare un po', io mi ascolterei Blood Sugar Sex Magic dei Red Hot Chili Peppers, per cominciare Grande. proprio a contaminare un po'. Però, se devo citare band, invece, solo i The Best già vanno bene. Cameo, Ohio Players, Average White Band, Tower of Power, Bravo.
Più band che chitarristi. Sì. Ah, e poi Iran Bullock. Poi Iran Bullock. Ah, Iran Bullock pazzesco, sì. Mamma mia, i dischi di Bullock sono una cosa, cioè ritmicamente sono una cosa bellissima, bellissima, bellissima. E tu, Enrico? Ah, scusa, 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 Aspetta. scusa, scusa, scusa. Love Sign di Prince. Bravo. Love Sign di Prince. Secondo me gliel'hai rubato Enrico perché lo voleva di pure lui. No, beh, io avrei, guarda, alcune cose sono talmente fondamentali che non si può non. Allora, quasi tutto di Average White Band va benissimo. C'hanno un modo di interpretare le chitarre che è veramente particolare, originale, quindi sicuramente per un chitarrista. Poi diciamo che è anche, come diceva giustamente Vince, un po' il fatto di entrare in questo mondo qui, che è fatto di magari non tanti accordi, ma molta energia, molto groove, molta carica emozionale data dal ritmo. Quindi sicuramente Average White Band, sicuramente gli Chic, va bene qualsiasi cosa. Earth, Wind and Fire e Commodores. Cioè sono nomi talmente importanti, talmente grandi che bene o male li abbiamo già sentiti, ma magari senti sempre le solite. Cioè senti quelle più, diciamo, non dico commerciali, ma insomma quelle che sono girate per le radio. Mentre andando a cercare dentro gli album ci sono delle cose che invece ci sono. Ah, cavoli, questa non me l'aspettavo così, no? E, mi viene in mente, a me piaceva molto anche Tommy Bolin, sia con Billy Cobham e sia con i Deep Purple su Come Taste the Band, che è un album molto snobbato, diciamo, dai puristi dei Deep Purple, ma se lo sganci e lo vedi come una cosa che si sono divertiti a fare, ci sono tre personaggi mostruosi lì dentro, quindi. Cioè, Senti, scusami, cover arrivo delle Michele Who, Fulvio disco come Napoli. Come cantante. si chiama il primo gruppo che hai detto? Excuse me? Come si chiama il primo gruppo che hai detto che era i Fulvio Average Napoli? White Band è quello? Sì. Ok. Probabilmente sì. Average White Band. Allora, io di Average White Band vi consiglio di prendere l'album che si chiama Cut the cake. Warmer Communication. Warmer Communication. Sì. Ok. Ok. Altro Grazie, disco sì, era fighissimo. quello. I'll Altro gotta disco be fighissimo. warmer. Italiano, Warmer c'è. Communication. Sì, è quello. C'è SOS Brothers di Enza Vitabile, Ah, sì. che ha delle chitarre Ciao. ritmiche che Piero Gallo, tra l'altro. Chitarre ritmiche esageratissime, belle proprio. SOS Brothers. Poi ce n'è uno Bene. che deve essere tipo Welcome to the Funk, un nome del genere, Welcome to the Funkodrome, un nome così. Credo, Welcome to the Funkodrome deve essere il titolo proprio. Guarda, scusa, visto che ci siamo, faccio vedere un pezzettino di questo perché è vediamo se riesco a beccarlo. Eccolo. E questo brano di Enrico, faccio sentire solo un pezzetto, poi ve lo trovate. No? Abbiamo fatto uno speciale su Music Off pure di questo disco. E il video è divertentissimo. Poi mi fa impazzire la voce di Enrico che mi ricorda Billy Gibbons in maniera esagerata su questo brano.
Guarda, non ve lo faccio finire di sentire perché così vi rimane la voglia e ve lo andate a sentire. Confamità. Sì, questo è un pezzo stupendo. C'ha un Per esempio, tiro questa pazzesco. vedi che. Difficoltà di questa è che c'hai l'armonico del mi basso che tendenzialmente devi farlo suonare ma poco. Senti che. A me piaceva l'idea che sembrassero delle conga sotto, capito come? Dopo io non faccio uso di sostanze di nessun genere, però l'idea era No, però quella si che sente quel trasporto ritmico. dovevano sembrare un po' tipo l'eco, pum, pat, pum, pat, pum, pat, così. Bene, io ragazzi vi ringrazio tantissimo. È stata una serata stupenda. Secondo me è proprio il modo più bello di finire in bellezza quest'anno. Questa era la 58esima, 57esima diretta che abbiamo fatto. È stato Wow. veramente un delirio. Adesso sto preparando l'editoriale di fine anno. Non so se lo faccio in video, se lo faccio scritto, ma Video, video, video. racconterò di quest'anno che è stata una cosa stupenda. La scoperta di un altro mondo bellissimo, bellissimo. E qui ci vuole il bis, eh? Infatti, qui ci vorrà, diciamo, no, il bis, ci vorrà il chapter 2 perché non gliela Chapter 2. facciamo sicuramente. Adesso, prima che vi dico un paio di cose. Se state su Twitch, per favore non andate offline quando finisce la diretta, perché vi faccio provare questa esperienza del raid. Andiamo a vedere il canale di un amico, che è un bravissimo fonico produttore, che fanno un format stupendo. Lui è una illustratrice, e adesso ve li faccio conoscere, Lucant83. E così vi faccio anche capire queste dinamiche. Durante l'anno prossimo che arriverà, faremo anche un po' di dirette solo su Twitch, dove chiacchiereremo pure un po' di più, per farvi un po' entrare in queste dinamiche di come funziona il mondo dello streaming, non soltanto da un punto di vista tecnico, dove stiamo facendo questa serie che ho iniziato, che si chiama Come fare musica in streaming e rimanere vivi. E io veramente sono allibito dal successo di questa cosa, ma non tanto dai numeri delle persone che l'hanno visto, ma quanti di voi coraggiosi hanno aperto dei canali su Twitch e hanno iniziato a fare dirette. È stata una cosa favolosa questa cosa. Io penso veramente che possa essere un'occasione unica, perché tanto ridendo e scherzando è quasi un anno che stiamo a casa. Probabilmente ci staremo un altro anno a casa. Quindi, se siamo fermi, è finito per sempre questo settore. Magari si stringono i denti e ci si inventa una cosa nuova in questo tempo di crisi. Io penso che questo sia forse una, ovviamente nel casino di questa situazione dove anche sta morendo tanta gente. Io ho anche miei amici carissimi che purtroppo sono morti per Covid in questi mesi. Però ecco, cercare di cogliere il bello di quello che possiamo fare adesso. Cercare di intessere delle relazioni, è vero che sono digitali, ma sono verissime. Io penso all'amicizia che c'è con Vince e con Enrico, ci vediamo ogni tanto, però il grosso è telefonica, mail, messaggi, Certo. video e così via. Quindi portare un'esperienza sana nel digitale poi lo trasforma anche nel reale. È che bisogna essere se stessi, cioè non bisogna avere doppia faccia offline e online, però questa cosa si può fare e adesso ci sono tanti strumenti per farlo. Quindi durante quest'anno, al di là delle questioni strettamente tecniche, magari ci facciamo un po' di diretta, andiamo a vedere un po' di canali, li commentiamo insieme, vediamo come fanno le grafiche, le cose, il mood, come ci si relaziona un po' con gli utenti. È un'esperienza veramente bella. Io penso che abbiamo una grande opportunità. Se non la cogliamo, siamo degli stronzi. Detto in francese, a Parigi si dice così. Non so se vi torna. Sì, ma pure a Napoli si dice questo. Sì, però Quindi, l'R deve fare un po' più R. È vero, è vero. Stronzi, capito? Esattamente. Sono, E guarda, poi, sono rimasto vai, vai. affascinato io da questa cosa, Thomas. Sono, miei, in 3 volte mi hai hooked, proprio mi hai preso. E sono d'accordo, considera che io facendo il suonatore nella vita e di lavoro, e io è dall'83
dall'81 che mi mantengo suonando. Io non faccio scuola, non ho, cioè, devo suonare per guadagnare, per poter vivere. E quindi, sai, quando senti che è già un anno che non suono live e quindi non sto guadagnando e le prospettive future non sono così, diciamo, immediatamente rose, è evidente che soluzioni ne dobbiamo trovare per forza, perché alla fin fine non ci si può fermare, e nello stesso tempo, come dici te, è anche l'opportunità per, è l'occasione per abbracciare nuove iniziative che a quel punto Certo. in questo momento sono online, sono digitali, ma perché questo è uno strumento che ci permette di collegarci anche a distanza. Quello che succede normalmente col mio amico Carmine Rojas, bassista di Joe Bonamassa, che abita a Las Vegas, quindi non è che ci sentiamo solo Certo. quando ci vediamo. Chiaramente ci sentiamo, quindi con tutte le persone in Russia, le persone in Kazakistan, Abu Dhabi, cioè, dovunque hai delle persone che conosci, normalmente ti senti utilizzando normalmente WhatsApp, eccetera. Questa cosa è un po' più complicata, però, cioè, Però più in realtà è meno tecnicamente, complicata di però quello che è sembra. Sì, fattibile. sì. Se ce l'hai fatta, fammela fare a me, guarda, io sono testimonial che questa cosa si può fare. Proprio mi candido a portavoce di questa cosa, perché Sei. sì. Eh sì. Grazie Andrea Tallarico intanto dei beats. E proprio guarda, mi prendi in contropiede su questa cosa perché la musica, ovviamente, cioè dentro al mondo della musica ci sono tantissimi straordinari pietre preziose, io le chiamerei, cioè, come quella di stasera, cioè mettesi qua e poter parlare di funk con gente di sto livello, va da sé che non è una cosa che si trova da uno che questa esperienza non l'ha fatta, cioè non la trovi da uno che si improvvisa professionista. I professionisti sono un'altra storia. E Twitch, diciamo, con varie modalità, permette di dare supporto agli artisti che voi seguite, che amate. In tanti modi ci si può iscrivere a un canale e gli si può dare un mini abbonamento per sostenerlo. Ci sta questa moneta digitale che sono i bits, con cui tu puoi ringraziare per una diretta. Cioè, immaginate che succede che tra qui a 3 mesi saranno 100, 200 artisti su Twitch a fare le dirette, che saranno tutti in collaborazione in un certo modo, quelli che stiamo portando con Music Off. Cioè, quando noi siamo offline dalla diretta e c'è la diretta di Vince il mercoledì, noi facciamo quello che si chiama hosting automatico, cioè se qualcuno passa sul canale di Music Off, vede la diretta di Vince, quindi si può fare proprio una community nella community di Twitch. E vedendo questi contenuti si può essere parte di questa cosa qui, un po' come fa Patreon, no? Cioè che ti dà la possibilità di dare un supporto. Ecco ragazzi, i musicisti oggi stanno in un momento drammatico, lo sapete tutti. Dare supporto a chi ha degli strumenti e ha qualcosa di interessante da dire è una cosa normale. Noi italiani facciamo un po' fatica a capire questa cosa qui, ma se andate all'estero, in qualunque, e su Twitch lo potete fare con click, non c'è bisogno di andare a Los Angeles a vedere le cose, ci stanno streamer, musicisti pazzeschi che vivono di questo adesso e continuano a fare quel lavoro là. Pensate quanto si impoverisce questo mondo se vengono meno quei musicisti che fanno questa professione. Quindi veramente. E poi diciamo se esce anche da quella dinamica dei patronaggi, dei locali, ovviamente ci sono tante, tante cose da comprendere, però è una strada bella e che si può fare veramente bene insieme. Bene, io direi che ci siamo detti tutto, noi ci rivediamo presto qui, adesso lo vedrete un salutino nella schermata finale. Da Twitch non ve ne andate, perché adesso, diciamo, un attimo prima che stacco la diretta, vi porto da Lucante a vedere questa diretta da loro. E ragazzi, buon Natale, veramente che sia sereno, anche se siamo a casa da soli, tutto sommato. In questo tempo complicato, però sono sicuro che anche questo tempo ci permette di costruire queste relazioni che vedrete che quando potremo rivederci e riabbracciarci e risentire il funk dell'altro, che è la puzza proprio come è il termine originale, sarà qualcosa che avremo imparato a desiderare un bel po', proprio un bel Sarà po'. ancora più forte, è vero? È Sì, è vero, sì. vero.
Sì. Grazie Vince tantissimo, grazie Enrico, siete stati fantastici stasera. Grazie io a voi, grazie a voi parole, ancora. È stato stupendo. Rinnovo anche a voi gli auguri, Thomas. Auguri ragazzi. Non ho abbastanza parole per ringraziarti. E volevo anche ringraziare tutti i ragazzi che sono rimasti a sentirci fino ad adesso. E quindi tanti auguri, buon Natale, buone feste. Vince. Bene. Voi tre rimanete qua perché adesso vi faccio vedere questa cosa, perché adesso andiamo a fare sto raid su Twitch da Lucante e noi rimaniamo qua che ce lo vediamo insieme mentre trasportiamo tutti là. Stai tranquillo, noi abbiamo tempo di salutarci. Ok. Bene ragazzi, allora ready to go, adesso vi mando l'ultima schermata e vi trasporto, vediamo se siamo pronti per fare questa cosa. Yes. E vi trasporto a vedere questa diretta, rimanete un momento, vedete quello che fanno, è una cosa fighissima, proprio un format fighissimo che vi piacerà tanto. Buonanotte, grazie di essere stati con noi, ci vediamo presto. Buonanotte.